Buon pomeriggio. È una grande gioia per me essere qui oggi con tutti voi presenti in questa sala e con le persone che ci stanno seguendo da casa. Siamo qui per il secondo appuntamento del ciclo Reparti Terapia, una serie di convegni che ho ideato nel 2019 ed inaugurato con un evento dedicato alla medicina narrativa nell'aprile di quell'anno. Un ciclo interrotto dalla pandemia e cui la pandemia ha dato ancor più significato e che riprende oggi con questo simposio dedicato alla musicoterapia, nella settimana in cui abbiamo celebrato la giornata europea della musicoterapia. Un ciclo che si concluderà nei primi mesi del 2022 dedicandoci alle arti visive e alle arti performative nel campo dei percorsi di cura. È un convegno che io dedico con il cuore al maestro Ezio Bosso. E glielo dedico poiché quando gliene parlai nel 2019 e gli dissi che mi avrebbe fatto immenso piacere che lui partecipasse, mi rispose con la sua immensa generosità e con l'entusiasmo che lo contraddistingueva che avrebbe fatto di tutto il possibile per partecipare, compatibilmente con il suo stato di salute. Oggi il maestro Bosso non è qui con noi fisicamente, ma è sempre presente in mezzo a noi. E parto da una sua frase, da una risposta che lui diede a una domanda che gli fu fatta nel corso di un'intervista. A questa domanda lui rispose: "Sono un uomo con una disabilità evidente in mezzo a tanti uomini con disabilità che non si vedono." Ecco, in questo periodo storico, segnato da una terribile pandemia che ha portato nelle nostre vite o nelle vite delle persone a noi care malattia, sofferenza, dolore e perdite, al di là dell'entità con cui la pandemia ha impattato sulla nostra quotidianità, viviamo certamente tutti in una condizione di disagio che, parafrasando il maestro Bosso, ci rende tutti portatori di disabilità che non si vedono. E dunque, ecco quanto sia importante in questo periodo più che mai discutere e promuovere in ogni contesto, in ogni occasione, il ruolo fondamentale delle arti, e in questo caso della musica, per un approccio alla cura di una comunità che non è più solo costituita dal paziente tradizionale, ma da un insieme di persone che devono recuperare il proprio benessere psicofisico e sociale. Facendo un focus sulla musica e sulla musicoterapia, noi in Italia abbiamo belle esperienze di musicoterapia e di progetti portati avanti in ospedali come il Sant'Orsola di Bologna, la città in cui io sono nata e cresciuta, come al Meyer, al Gaslini, al Gemelli. Però, ecco, forse tutte queste esperienze necessitano di essere messe a sistema. E allora lo scopo di questo convegno è quello di offrire un momento di informazione, di dibattito, di discussione, ma anche un momento di ispirazione per noi che siamo i decisori politici. E mi avvio dunque alle conclusioni, con dei saluti e con dei ringraziamenti. Ringraziamento va innanzitutto al Senato della Repubblica e alla Presidente Alberti Casellati per aver concesso il patrocinio a questa iniziativa, riconoscendone l'importanza. Desidero poi ringraziare tutti i relatori che renderanno questo convegno una preziosa occasione di riflessione e stimolo per tutti e, ribadisco, per il decisore politico. E infine ringrazio tutte le persone e il mio staff che con impegno hanno concorso all'organizzazione di questo evento e tutti voi che
che avete deciso di condividere questo momento con noi, qui, in presenza o da remoto. Mi congedo, dunque, con le parole di un altro maestro e senatore a vita, Claudio Abbado, le cui opere di artista e uomo continuano ad ispirarci quotidianamente. Il segreto della vita è trovare sempre qualcosa di meglio, avere nuove ispirazioni, nuovi entusiasmi. Ecco, il mio auspicio è che ciascuno di noi oggi ritorni a casa portando con sé qualcosa di meglio, nuove ispirazioni e nuovi entusiasmi. E sono felice che mi sia giunta una lettera da parte del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, che avevo invitato a seguire personalmente il convegno e che purtroppo per impegni di lavoro ed istituzionali non può essere qui con noi oggi. E ve la voglio leggere perché è una bella lettera ed è una lettera importante. Onorevole senatrice, desidero ringraziarla per il gradito invito a partecipare al convegno sulla musicoterapia organizzato nell'ambito del ciclo di incontri Reparti Terapia, che promuove le arti a scopi terapeutici in affiancamento alle cure mediche come nuovo approccio al benessere fisico. Purtroppo inderogabili impegni istituzionali non mi consentono di partecipare, ma desidero esprimere i miei più sinceri apprezzamenti per l'importante iniziativa che favorisce un prezioso momento di analisi e approfondimento da parte dei maggiori esperti e accademici sul ricorso alle arti per garantire il benessere psicofisico dei pazienti. Tale impegno, comune e condiviso dalla comunità scientifica e delle arti, rappresenta un fondamentale approccio di solidarietà che in maniera trasversale coniuga il metodo scientifico con gli strumenti propri dell'espressione artistica e culturale, creando eguaglianza e favorendo in particolare la comunicazione e l'apprendimento. La musica è un miracolo meraviglioso e il ricorso alla stessa come ausilio terapeutico costituisce strumento di apprendimento e di inclusione, di solidarietà e di attiva partecipazione, contribuendo a farci sentire tutti parte di una comunità locale e globale. Rinnovando i miei apprezzamenti per l'evento, colgo l'occasione per inviarle i miei più cordiali saluti. E con i saluti del ministro Patrizio Bianchi, io farei partire i video saluti del nostro vicepresidente al Parlamento europeo, Fabio Massimo Castaldo. Carissime, carissimi, buonasera a tutte e a tutti quanti voi. Quando la mia cara amica Michela Montevecchi, una nostra senatrice di grande sensibilità e di grande competenza, mi ha invitato a partecipare a questo convegno sul tema della musicoterapia, ho subito sentito di dare la mia disponibilità nella convinzione che sia davvero utile creare degli spazi di approfondimento sulla dimensione psicologica di qualsiasi condizione umana e su quanto l'arte e la musica, più nello specifico, possono incidere concretamente sull'approccio alla malattia, alla disabilità, ancora a tutti quei problemi di apprendimento o di linguaggio, solo per citare alcuni ambiti di azione di questa disciplina così trasversale. L'obiettivo deve essere sempre quello di individuare tutti quegli strumenti più efficaci e più efficienti per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non una semplice assenza di malattia, che è peraltro anche la definizione che l'Organizzazione Mondiale della Sanità dà della salute stessa. Sono quindi estremamente grato a Michela e a tutti quanti voi, non solo di poter portare oggi i miei saluti introduttivi di questo convegno, ma anche e soprattutto di entrare in contatto con esperti di livello nazionale e internazionale, come gli illustri relatori oggi presenti, che sapranno sapientemente condurci e spiegarci meglio come la musica possa diventare uno strumento privilegiato nella comunicazione con la persona all'interno dei percorsi riabilitativi, educativi o ancora all'interno dei percorsi più propriamente terapeutici. La musicoterapia è presente in tutti i paesi europei e nei vari paesi membri applicata in vari ambiti. Ricordo ad esempio che il 15 novembre 1990 è stata fondata la European Music Therapy Confederation, la EMTC, una confederazione a cui aderiscono varie associazioni professionali di musicoterapia.
Inoltre, la musicoterapia ha trovato uno spazio specifico anche all'interno dei progetti del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea, un programma che viene impropriamente conosciuto spesso solo per gli scambi universitari. Ad esempio, non posso non citare il progetto The Melody of NFE, Non Formal Education, a cui hanno partecipato 8 Stati membri dell'Unione, finanziato proprio dalla Commissione Europea nell'ambito del programma Erasmus Plus, il quale ha come scopo principale proprio quello di introdurre formatori ed educatori giovanili ai metodi che sono basati sulla musica e sulla musicoterapia, compresa quindi la sua dimensione applicazione più pratica, per dotarli delle competenze e incoraggiarli anche ad usare questi metodi più innovativi per facilitare attività non formali su vari argomenti con giovani provenienti da diversi contesti sociali e anche ovviamente da diversi contesti nazionali. Ringrazio quindi di cuore le referenti italiane della World Federation of Music Therapy e della European Music Therapy Confederation, la dottoressa Marinella Maggiori ed Elide Scarlata, che interverranno peraltro durante questo nostro evento, e tutti i professori medici che nel concreto della propria attività si sono fatti portavoce nei diversi ambiti di applicazione della musicoterapia, tra cui non posso non citare la professoressa Cheryl Di Leo della Temple University of Philadelphia, uno dei massimi esperti sul tema a livello internazionale, che ci onora oggi della sua illuminante esperienza e delle sue espertissime riflessioni. Infine colgo l'occasione anche per ringraziare tanto caramente il mio caro amico Pierpaolo Sileri, il nostro senatore e sottosegretario alla salute, che concluderà il convegno di oggi con il suo intervento e le sue riflessioni finali. Nel preparare questo mio saluto mi sono tornate alla mente le parole di un grande della nostra musica, il maestro Ezio Abbosso, purtroppo prematuramente scomparso. In un discorso al Parlamento europeo del giugno del 2018, in quell'occasione il maestro richiamò la nostra attenzione sulla musica come un mezzo per trascendere i confini, per superare le barriere e tutti i muri che purtroppo fanno ancora parte del nostro presente, per far comunicare tutti in maniera universale come in una grande orchestra. La musica ci insegna ad ascoltare e ad ascoltarci, ci disse il maestro. Un vero musicista non è chi suona più forte, ma chi ascolta di più l'altro, e da lì i problemi divengono opportunità. Fu un discorso storico il suo, un discorso che ci invitò a credere nel potere della musica, un'esortazione che oggi vale sempre e ancora di più in una fase difficile per tutte e tutti quanti noi, in cui tutti meritano di essere ascoltati e compresi nella miriade di diversità che costruiscono il suono della nostra società. Vi ringrazio, vi auguro buon lavoro, con la speranza appunto di poter sempre più suonare nelle nostre menti, nei nostri cuori, una nuova sensibilità, una nuova dimensione e attenzione che ci porti a applicare la musica, il suo messaggio universale di pace, di inclusione, la sua capacità di trascendere i confini, tanto fisici quanto mentali, all'interno di una nostra quotidianità in cui potrà essere strumento non soltanto di rilassamento, ma di vera e propria terapia, soprattutto per aiutare quei soggetti più fragili che sono stati più colpiti in questi duri mesi di pandemia. Buon lavoro e buona una discussione, con l'augurio di poterci vedere anche fisicamente molto presto. Grazie ancora. Allora, chiaramente io ringrazio di cuore Fabio Massimo Castaldo per questo videomessaggio che si è sentito di volerci inviare, con il quale quindi manifesta il suo interesse per questo tema e la sua vicinanza. Ora io darei la parola molto volentieri alla dottoressa Marinella Maggiori, referente italiana della World Federation of Music Therapy, che è qui con noi. Prego, si può accomodare al podio. Se vuole può togliere anche la mascherina. Grazie. Prego, benvenuta Marinella. Grazie, grazie a tutti per essere qui e per aver invitato World Federation a raccontare qual è l'esperienza a livello mondiale rispetto alla musicoterapia. E brevissime notizie riguardo a questa federazione mondiale che è rappresentativa diciamo di tutto il mondo, ma che ecco qua, non vuole rimanere ecco, scusate, ma piccoli inconvenienti tecnici, e che è stata fondata nel 1985 proprio in Italia,
Quindi i rappresentanti provengono da tutte le parti del mondo, e peraltro la professoressa Cheryl Bieleo è stata presidente di questa federazione mondiale nel 1993 fino al 1996, e però i natali sono appunto qua in Italia. La culla è a Genova. E quali sono le persone che appartengono a questa federazione? Sono individui, sono organizzazioni di musicoterapia, sono associazioni professionali, sono tutti coloro che in un qualche modo, a qualsiasi livello, in tutto il mondo, si occupano di musicoterapia. Ora, voi sapete che è una disciplina che non è ovviamente solo in Italia, ma è molto sviluppata in tutte le parti del mondo. Diciamo, con le modalità e le sfumature che caratterizzano gli stati nei quali viene utilizzata. E i membri sono quindi organizzazioni di musicoterapia e anche programmi di formazione, musicoterapeuti professionisti, studenti di musicoterapia e individui interessati appunto a questa materia. Siamo un organismo internazionale con funzionari e commissari e collegamenti in tutte le parti del mondo. Allora, ho messo tre punti che secondo me sono molto importanti per collocare questa esperienza di federazione mondiale. E il primo punto è la mission, cioè a che cosa ci dedichiamo nello specifico. Allo sviluppo e alla promozione della musicoterapia in tutto il mondo come arte e come scienza. E è importante sia l'arte che la scienza, perché sono due aspetti fondamentali di questa disciplina. La federazione sostiene lo sviluppo globale dei programmi educativi, la pratica clinica e la ricerca per dimostrare i contributi della musicoterapia all'umanità. Qual è la nostra vision? Cerchiamo di offrire l'opportunità di praticare la musicoterapia e i suoi benefici alle persone in tutto il mondo. E i valori che sottendono al lavoro che facciamo, che è un lavoro prettamente volontario, di coordinamento volontario, quindi tutti i professionisti che voi vedrete fanno parte di questa federazione si occupano di questo terzo livello di coordinamento mondiale a titolo assolutamente di servizio per i professionisti di tutto il mondo. E crediamo che la musica abbia il potere di curare e di aiutare il benessere di ogni persona. Non vedo bene, scusate, mi avvicino. Prego. Prego. Sosteniamo l'uso della musica per promuovere l'equità e la giustizia sociale e la risoluzione pacifica. Scusate, ma credo sia importante leggere bene le parole, perché le parole hanno un peso. Ripeto, supportiamo una rete globale di musicoterapia che include tutti i background culturali ed etnici, di età, di religione, di status sociale, di genere, di eredità indigena e di disabilità. E incoraggiamo una comunicazione aperta e continua come fondamento dell'apprendimento e della crescita per la nostra professione. Ecco, adesso posso tornare qua, chiedo scusa, ma era necessario, vista la non giovine età e non avendo gli occhiali, leggere con precisione le parole. E ecco, volevo attraverso questo organigramma volevo un po' farvi vedere in realtà che cosa come è strutturato il lavoro e di che cosa ci occupiamo. Di fatto c'è un consiglio di World Federation che ha dei rappresentanti delle varie regioni del mondo, quindi vedete sono 8 i rappresentanti di cui io rappresento in questo momento l'Europa, quindi sono italiana, quindi ho l'onore di essere italiana ma di rappresentare l'Europa
nel Consiglio Generale e ci sono le varie regioni europee e noi ci occupiamo appunto di seguire i lavori nei vari continenti. Poi abbiamo delle commissioni nei quali vengono sviluppati, ricercati vari temi come l'educazione, i training, la formazione, l'accreditamento e la certificazione dei professionisti della musicoterapia, la pratica clinica. Abbiamo una commissione che ha lavorato molto durante questi anni proprio sulle crisi, sugli interventi globali, sulle crisi. Abbiamo lavorato sul Libano quando ci sono stati grossi scoppi lo scorso anno e naturalmente durante la pandemia per sostenere i colleghi in tutto il mondo. Abbiamo poi ovviamente un presidente e un past president che viene in aiuto nell'organizzazione dei lavori della commissione e fanno parte poi tutti questi membri che sono le associazioni professionali, le associazioni che si occupano di musicoterapia nel mondo, gli individui e in particolare noi ci occupiamo anche di coinvolgere gli studenti che stanno formandosi in musicoterapia. Riteniamo che sia molto importante, abbiamo anche un membro nel nostro consiglio che rappresenta gli studenti appunto in formazione. Ecco, questo per dirvi che diciamo lavoriamo a 360 gradi sulla musicoterapia nel mondo e alcune iniziative sono quelle che ci contraddistinguono a livello appunto globale. E una di queste è la giornata mondiale della musicoterapia che già da alcuni anni si celebra il 1° di marzo di ogni anno e come vedete ci sono varie iniziative, così come è stato per il 15 di novembre di cui noi adesso stiamo in un qualche modo continuando le celebrazioni della giornata europea della musicoterapia, anche per il 1° di marzo a livello mondiale ci occupiamo, facciamo il focus sulla musicoterapia. C'è una pubblicazione online dove vengono presentati lavori di ricerca e di comunicazione rispetto alla musicoterapia e anche gli atti dei convegni mondiali e ultimamente sempre di più organizziamo webinar che trattano di materie specifiche o di ambiti e di generi specifici rispetto al nostro lavoro. E questo che vi ho segnalato, il webinar che si è svolto appunto lunedì scorso online in collaborazione con IMTC per la celebrazione della musicoterapia. E per ultimo, una cosa che tengo molto a sottolineare, è l'organizzazione dei convegni mondiali che si svolge ogni 3 anni. Vi ho messo qua una breve cronologia, di fatto diciamo, siamo andati in ogni paese ormai del mondo, insomma dall'85 ad oggi. E, nel 2020 il convegno mondiale doveva svolgersi in Sudafrica, per la prima volta nel continente africano, purtroppo la pandemia non ci ha permesso di fare questo, ma l'abbiamo svolto online e devo dire è stato un grandissimo evento perché ha dato la possibilità a tutte le persone di collegarsi in remoto e quindi abbiamo avuto paradossalmente una grandissima partecipazione, e molto di più forse rispetto anche ad altri convegni che si sono realizzati negli anni precedenti. Diciamo. Il prossimo convegno sarà nel 2023, a luglio del 2023, a Vancouver, che purtroppo proprio in questi giorni è nelle cronache per i fatti diciamo, delle alluvioni che stanno avvenendo in Canada. Speriamo che i nostri colleghi dell'Associazione Canadese possano realizzarlo. E nel 2026 invece, con grande gioia, annuncio, ormai la notizia diciamo, è abbastanza conosciuta, però annuncio che finalmente tornerà il convegno mondiale in Italia, a Bologna, una candidatura che è stata ottenuta grazie a un lavoro di squadra con tutti i professionisti italiani che è stata portata avanti dall'Associazione Professionale Italiana AIM di Musicoterapia, che di fatto è l'unico membro di World Federation e in quanto tale aveva la possibilità di proporre la nostra candidatura. Ecco, io mi fermo qui, vi ringrazio per l'ascolto e se volete avere poi altre informazioni rispetto a quello che è la World Federation e tutte le attività potete visitare il nostro sito. Grazie. Ringrazio Marinella.
Maggiori, e invito al podio la dottoressa Elide Scarlata, referente italiana dello European Music Therapy Confederation, per gli ultimi saluti introduttivi e poi inizieremo il convegno. Bene, buonasera a tutti, io ringrazio sentitamente la senatrice per questo invito che mi dà la possibilità di parlare di EMCC e di quanto sia importante questa istituzione, che benché sia un'istituzione privata, ma è un'istituzione molto forte che dà lustro alla musicoterapia e soprattutto sostegno nei paesi dove ancora non vi è un riconoscimento professionale definito. Vi voglio brevemente fare un po' la storia, ma molto brevemente. Molto brevemente. Assolutamente. Perché EMTC, esattamente come la World Federation, nasce appunto anche qui in Italia. Viene fondata nel 1991 una prima associazione, che si chiama EMTA, che è stata presieduta poi nel 94 da Tony Wigram, che è stato un grandissimo collega che ha lottato tanto anche per il riconoscimento professionale in Inghilterra. E poi nel 1998 viene trasformata appunto nella Confederazione Europea di Associazioni Professionali e il primo presidente è stato proprio un italiano, Gianluigi Di Franco. EMTC nel 2004 è stata riconosciuta dal governo di Bruxelles come un'associazione internazionale non a fini di lucro e questo è un importante riconoscimento. E quest'anno, nel 2021, festeggia i suoi 30 anni. Infatti è previsto che l'anno prossimo, non avendo potuto farlo in presenza, ci saranno dei festeggiamenti importanti presso la conferenza che si svolgerà. Ma vi dirò dopo. Questo è l'organigramma di EMTC. C'è un core board composto appunto da un presidente e due vicepresidenti e poi c'è un board che è composto insieme appunto ad essi dei tre regional coordinator. Io personalmente sono il coordinatore del Sud Europa e come vedete sotto ogni coordinatore ci sono circa 10 paesi praticamente che vengono coordinati regolarmente. Da questi gruppi poi si smistano i cosiddetti action team, sono dei gruppi praticamente di lavoro specifici che poi adesso vi mostrerò. La cosa importante sono i numeri. Ci sono 32 paesi membri in EMTC, 50 associazioni professionali, perché alcuni di questi paesi sono rappresentati da più associazioni, come l'Italia. Ci sono circa 6.500 musicoterapeuti qualificati da queste associazioni professionali, ognuno con la propria diversità, di cui 480 sono italiani. In questo momento in EMTC ci sono 4 associazioni professionali iscritte. L'associazione che vanta il maggior numero di soci è l'AIM, che ha 250 soci, e che tra l'altro è l'unica associazione professionale che ha iscritta al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, poiché corrisponde ai criteri della legge 4/2013. E io ho il piacere qua di avere la presidente dell'AIM, la dottoressa Maria Grazia Boroni, che è qui presente. Le altre associazioni professionali sono iscritte agli EMTC, ma non hanno questa tipologia di criteri. L'anno prossimo a Edimburgo si svolgerà l'11ª conferenza europea, perché ogni 3 anni dalla sua fondazione viene svolta questa conferenza europea, dove ci incontriamo e svolgiamo un importantissimo lavoro di divulgazione, soprattutto di raccolta di ricerche e nuove espressioni della musicoterapia che si sono svolte appunto negli anni precedenti. Ogni anno però ci incontriamo con l'Assemblea Generale. Ovviamente questa foto che voi vedete risale al 2019, quando ci siamo incontrati in Danimarca, ad Aalborg, perché
come potete immaginare, purtroppo si sono svolte online le assemblee generali. Quindi, e durante queste assemblee ogni rappresentante di ogni singolo paese è tenuto a fare un report sullo stato della professione nel proprio paese, sugli eventuali cambiamenti, sulle eventuali fragilità e necessità di supporto. Contemporaneamente si svolge un'altra importante commissione che è stata costituita, che si chiama IMTS. Questa è una commissione che sta lavorando su un progetto molto importante che verrà presentato proprio ad Edimburgo. Ha raccolto tutta una serie di informazioni da tutti i corsi di formazione in tutta Europa, sia privati che pubblici, per stabilire quali sono gli standard formativi a livello europeo che possono essere tra l'altro assolutamente corrispondenti al sistema europeo della qualificazione professionale e formativa. Quindi questa commissione in pratica sta portando avanti questi importanti dati per poter offrire a tutti i paesi dove la formazione in musicoterapia ancora non è diventata istituzionale e dare i giusti dati per poter procedere in quella direzione. Questi sono gli action team. Come vedete, questi gruppi si occupano di aree tematiche specifiche. C'è il gruppo sulla ricerca, di cui io faccio anche parte, che è un gruppo che raccoglie i dati di tutte le ricerche di dottorato e non che si sono svolte in Europa o sono in corso di svolgimento e sta creando un database che sarà presto fruibile sul sito di MTC, utilizzabile da tutti i professionisti per poter procedere nel loro lavoro. Gli altri gruppi sono dei gruppi importanti perché c'è un gruppo che si occupa dell'aggiornamento continuo professionale, un gruppo che si occupa delle pubbliche relazioni, tra cui appunto la giornata europea, un gruppo che si occupa del riconoscimento professionale e questo gruppo ha svolto un'importante indagine per valutare quali sono le forme di riconoscimento che ci sono in tutta Europa. Sono state appunto raccolte questi dati e si è visto che, a parte i 3 paesi europei che adesso vi dirò, in cui vi è effettivamente un riconoscimento secondo una legge, ci sono dei paesi, come il nostro, dove in qualche maniera la professione è regolamentata. E poi c'è il gruppo che si occupa della supervisione, che è un elemento fondamentale per la pratica professionale. Il Music Therapy Day, ne ha parlato la mia collega Marinella Maggiori. Oh, sono andata troppo avanti. Eccolo qua. No. Ok. Non so perché non spunta la foto. Va bene, c'era una bella foto. La foto del tema di quest'anno. Dovete sapere che il Music Therapy Day è stato praticamente stabilito nel 2014, quindi questa è l'ottava edizione. Proprio il 15 novembre è stata scelta, come diceva giustamente appunto la senatrice, come la giornata europea della musicoterapia perché è stata la giornata della fondazione appunto di IMTC. E ogni anno in queste 2 settimane si svolgono tutta una serie di eventi che servono proprio alla divulgazione della musicoterapia e soprattutto della musicoterapia qualificata professionalmente da professionisti delle associazioni professionali. Andiamo al riconoscimento professionale in Europa. Io, Elide, la pregherei di... Vado veloce. Sì, grazie. Le ho dato velocemente e vi dico che il Regno Unito è stato il primo paese in cui si è svolto un riconoscimento professionale, una legge, per cui la musicoterapia è riconosciuta insieme alle altre arti terapie, dal 1997. L'Austria è arrivata nel 2008, dove invece è riconosciuta la musicoterapia in sé per sé, non insieme alle altre arti terapie, e dove sono riconosciuti 2 livelli di attività professionale. Un livello a livello BA, di bachelor, di laurea triennale, che lavora, quindi di un professionista che lavora in equipe, e un livello di MA, di un professionista autonomo. E poi l'ultima arrivata, ma non l'ultima, è la Lettonia, nel 2009, dove la musicoterapia è riconosciuta insieme alle altre arti terapie e dove è riconosciuta come una figura di operatore sanitario insieme ai fisioterapisti e terapisti occupazionali, eccetera. Vi lascio con uno stimolo di questa bellissima slide che è stata fatta appunto dalla collega della Lettonia, che può essere molto interessante.
vi fa vedere in pratica le date di fondazione dei primi corsi di formazione, ma anche della legge, dell'ottenimento della legge. E quello che vedete è il prodotto interno lordo di ogni singolo paese. E lei giustamente ci fa notare che il prodotto interno lordo e quindi la potenza economica di un paese non è determinante nel riconoscimento professionale della musicoterapia, perché un piccolo paese come la Lettonia ha raggiunto questo riconoscimento in pochissimo tempo, pur non avendo un prodotto interno lordo molto alto. E quindi è come una sorta di stimolo per dire che in realtà è una buona formazione a livello istituzionale di istruzione insieme alla ricerca e alle istituzioni, come appunto la nostra senatrice appunto ci diceva prima, che può portare veramente un grande cambiamento in Italia. Io vi ringrazio per la vostra attenzione. Ringrazio di cuore Elide Scarlata e ora entriamo, diciamo, nel vivo del convegno e iniziamo con la professoressa Cheryl Di Leo, che non meriterebbe introduzioni, perché io credo che in questo campo siano ormai universalmente noti i suoi contributi, la sua professionalità, però per chi ci ascolta da casa e magari non è diciamo, del settore, presenterò la professoressa con grande gioia e con grande onore davvero. Ringrazio davvero di essere qui con noi oggi. È Emerita Carnell Professor di musicaterapia alla Temple University in Philadelphia. È direttore fondatore del Centro di Ricerca sulle Arti e la Qualità della Vita, ex direttore di un programma di dottorato sulla musicoterapia alla Temple University. È attualmente direttore accademico di un programma di master in musicoterapia alla Chulalongkorn University di Bangkok. È stata presidente della World Federation of Music Therapy, come è stato ricordato, e della National Association for Music Therapy in the USA, negli Stati Uniti. È autrice, editrice di 16 libri e oltre 100 articoli e curatele e contributi in libri. È stata nominata Distinguished Scholar and Professor McAndless in the Humanities at Eastern Michigan University ed è stata membro onorario della Facoltà di Musicoterapia all'Università di Melbourne. Cheryl oggi ci farà una panoramica degli utilizzi della musica negli ospedali, delle definizioni, della descrizione di come viene usata la musicoterapia e delle prove di ricerca che supportano tale disciplina. Utilizzerà anche l'esempio della musicoterapia nei pazienti con malattie cardiache, che io ho imparato da questo breve abstract che mi ha inviato la professoressa Di Leo, essere la prima causa di morte in Italia. Pertanto, professoressa, a lei la parola con grande piacere. Thank you so much. It's such a pleasure to be here tonight. And I thank Senatrice Montevecchi and Barbara Zanchi, my colleague, for the invitation to be here tonight. And it's an honor to be with all my music therapy colleagues here as well. Grazie mille, è un vero piacere essere qui stasera e desidero ringraziare la senatrice Montevecchi e Barbara Zanti per l'invito. È un vero onore poter essere qui con i colleghi musicoterapisti. My grandparents moved from Italy to the United States in 1915. They would be very happy, and I know they're smiling down from heaven to see me here tonight. And I wish I had learned more Italian if I knew I would be here.
I miei nonni si trasferirono negli Stati Uniti nel 1915 dall'Italia e non dubito che stanno sorridendo dal cielo a vedermi qui oggi. Se avessi saputo che un giorno sarei stata qui, avrei cercato di imparare meglio l'italiano. So tonight, today I'm going to talk about music in hospitals, especially music therapy in hospitals, and to give you an overview of what music therapists do and how music therapy works. Stasera vi parlerò della musica negli ospedali ed in particolare della musicoterapia negli ospedali e cercherò di fare una panoramica su come agisce e come funziona. There are different music practices in hospitals. Three basic categories: hospital musicians, music medicine, and music therapy. Sono tre le pratiche musicali principali negli ospedali: i musicisti ospedalieri, la musicomedicina e la musicoterapia. Hospital musicians are amateur or trained musicians who provide music individually or in groups for entertainment purposes. I musicisti ospedalieri sono musicisti professionali o amatoriali che fanno musica individualmente o in gruppo a scopo di intrattenimento. Music medicine is rather a widespread practice. It involves the use of pre-recorded music by medical professionals to promote health in patients and in the environment. La musicomedicina è una pratica ampiamente diffusa che consiste nell'utilizzare musica preregistrata che viene utilizzata dai medici per promuovere la salute per i pazienti e per l'ambiente. Music therapy is a systematic process in which music experiences are used within a therapeutic relationship to promote health. La musicoterapia è un processo sistematico che è basato sull'utilizzo di esperienze musicali nell'ambito di una relazione terapeutica per promuovere la salute. There are differences between music medicine and music therapy. Music medicine is used by medical professionals and music therapy is used by trained, credentialed music therapists. Vi è una differenza tra la musicomedicina e la musicoterapia. La musicomedicina è praticata da operatori medici. In music medicine there's no therapeutic process, whereas in music therapy there's a therapeutic process that involves assessment, treatment and evaluation. La musicomedicina non si basa su un processo terapeutico, a differenza della musicoterapia, che è un processo terapeutico basato su una prevalutazione, il percorso terapeutico è una post-valutazione. In music medicine there's no relationship established with the patient through the music, but there is in music therapy. The relationship evolves through the music. Nella musicomedicina non si stabilisce, non prevede la costituzione di un rapporto terapeutico con il paziente, a differenza della musicoterapia. And music medicine involves primarily pre-recorded music listening, whereas in music therapy, all of the range of experiences in music are used. La medicina è basata principalmente sull'utilizzo di musica preregistrata, mentre nel caso della musicoterapia tutte le possibili esperienze musicali vengono utilizzate. Music therapists have very rigorous training, typically beyond the bachelor's level. They acquire competence in music, therapeutic skills, and science and research. I musicoterapeuti hanno una formazione estremamente rigorosa che tendenzialmente va al di là del livello della laurea triennale. Devono acquisire competenze in campo musicale, terapeutico e di ricerca. Music is powerful, as we all know,
and very evocative, especially in those individuals who are vulnerable. La musica, come tutti sappiamo, è estremamente potente ed evocativa, soprattutto nei confronti di soggetti con vulnerabilità. And music therapists are carefully trained to use the power of music in a safe way and prevent harm to the patient. I musicoterapeuti sono altamente formati ad utilizzare il potere della musica in modo sicuro e assicurandosi di prevenire ogni rischio. Here is a little example of music therapy with children at Boston Children's Hospital. Qui potete vedere un piccolo esempio dell'impiego della musicoterapia con i bambini all'ospedale pediatrico di Boston. It's not... sound. Want my stuff in Tammy, or do you want big tambourine? These interventions can improve motor, speech, and cognitive development or rehabilitation. Way up high in the apple tree, three little apples smiled at me, so I shook that tree. You can do it. That was very nice. As hard as I could. Do more. Yeah, that's good. You're holding it. Can you pull? Pull. Good job. Oh, way up high in the apple tree. Two little apples smiled at me. He shook that tree as hard as he could. Good job. Music therapy at Boston Children's Hospital can promote coping skills, empowering patients and their families. Oh, mommy's gonna try guitar solo. Music as a therapeutic medium can offer support during all phases of treatment. This song is called Friends. The music therapy program at Boston Children's Hospital prides itself on being clinically focused and patient-centered, building healthy connections through music. I'm appreciative of the hospital for allowing this type of therapy for kids. I know it, for him it has made a huge difference. Okay, you've seen what music therapists do, and I'll tell you more. We assess emotional well-being, physical health, social functioning, communication abilities, and cognitive skills through the musical responses of the patients to music or the way they make music. Benissimo, avete visto i musicoterapeuti all'opera. Vi racconterò ancora qualcosa su quello che fanno. Noi valutiamo il benessere emotivo, la salute fisica, la capacità sociale, le abilità comunicative e le competenze cognitive attraverso la risposta alla musica. And based on the results of the assessment, we develop goals and objectives
and design, implement, and evaluate music therapy sessions. Sulla base della valutazione, mettiamo appunto gli obiettivi e progettiamo le sessioni terapeutiche individuali o di gruppo. And music therapists also function as members of the treatment team and are engaged in planning and evaluation and follow-up. I musicoterapeuti sono a tutti gli effetti parte dell'equipe terapeutica e partecipano al percorso complessivo. Music therapy is used for patients who are receiving treatment in many different medical specialties, and the patient's needs are very diverse because of this. So from anesthesiology to gastroenterology, music therapists see many, many different types of problems in their patients. La musicoterapia è utilizzata nei percorsi terapeutici in tantissimi campi per pazienti che hanno quindi esigenze e bisogni estremamente differenziati dall'anestesia, dai pazienti che devono ricevere anestesia ai pazienti di gastroenterologia, la musicoterapia risponde ai bisogni specifici. We also work in all stages of treatment, and I'm going to use the example of people who have cardiac health or cardiac disease, because cardiac disease is the number one cause of mortality in Italy. So we work with patients who are still well to help prevent cardiac disease through eliminating depression and encouraging healthy lifestyles. Vi farò alcuni esempi rispetto a tutti gli stadi terapeutici che ci vedono attivi, a partire dall'esempio delle cardiopatie, che sono la principale causa di mortalità in Italia. Lavoriamo con i pazienti che stanno ancora bene per cercare di prevenire le cardiopatie lavorando tematiche come la depressione. We use music therapy in diagnostic procedures such as cardiac catheterization to help relieve the patient's stress. Utilizziamo la musicoterapia nelle procedure diagnostiche per cercare di alleviare lo stress dei pazienti. We work in treatment, and music therapy is used in treatment settings, inpatient, outpatient, and intensive care, to reduce stress in the hospital, to improve mood, and to assess and treat any other issues the client has. Utilizziamo la musicoterapia a livello di cure per quanto riguarda a livello di degenze ambulatoriale e di terapia intensiva per cercare di ridurre i livelli di stress nei pazienti, migliorare l'umore e affrontare altre esigenze dei pazienti. We work in cardiac rehabilitation to improve or reduce depression and also help the patient comply with the medical care. Lavoriamo a livello di riabilitazione cardiaca per cercare di ridurre la depressione. We work in palliative care for cardiac patients by helping to relieve pain and improve quality of life. E aggiungo a quanto detto prima per cercare di ridurre la depressione e favorire l'adesione al percorso terapeutico da parte dei pazienti. Lavoriamo a livello di cure palliative e a livello riabilitativo. We also work in terminal illness for patients who have end-stage heart failure to improve quality of life and help them prepare for death. Lavoriamo anche a livello di pazienti terminali, per pazienti con insufficienza cardiaca di stadio terminale, per migliorare la loro qualità della vita ed aiutarli a prepararsi. So our clinical goals are not just psychological, but they involve all of the human domains.
Quindi i nostri obiettivi critici non sono esclusivamente psicologici, ma riguardano tutti i domini umani. We look at outcomes that are physiological, such as heart rate and blood pressure, psychological, spiritual, social, cognitive, quality of life, and behavioral, involving compliance with medical treatment. Lavoriamo a livello di esiti fisiologici come il battito cardiaco, la pressione sanguigna, lavoriamo sul livello psicologico, lavoriamo sui fattori cognitivi, lavoriamo a livello di qualità della vita e a livello comportamentale di adesione da parte dei pazienti ai percorsi terapeutici. So in medical, with medical patients, music therapy often, the most common goals are to reduce pain, reduce anxiety, fear, and distress, and to reduce depression. So these are fairly universal goals with most medical patients. Per quanto riguarda quindi i pazienti medici, gli obiettivi diffusi della musicoterapia sono quelli della riduzione del dolore, della riduzione dei livelli di ansia, paura e stress e della riduzione della depressione e del miglioramento dell'umore. We use all possible experiences within music, listening, singing, creating music spontaneously on instruments, songwriting. Utilizziamo tutte le possibili esperienze musicali, dall'ascolto al canto, l'improvvisazione attraverso le percussioni o la composizione di canzoni. So the question is, does music therapy work? And I say with a great deal of confidence, yes. Quindi la domanda è, la musicoterapia funziona? Io rispondo con certezza di sì. We research the effects of music therapy and the evidence is accumulating. Noi facciamo ricerca sugli effetti della musicoterapia e le evidenze vanno accumulandosi. We have a number of reviews published in the Cochrane Library, which is the gold standard for medical evidence internationally. Abbiamo una serie di riviste che sono pubblicate nella Cochrane Library, che è lo standard principale a livello di letteratura medica mondiale. So, for example, we have reviews on the effects of music and music therapy in heart disease, terminal illness, brain injury, mechanical ventilation, cancer, preoperative anxiety and dementia, and there are more than this. Abbiamo pubblicazioni che riguardano gli effetti della musicoterapia sui pazienti cardiopatici, per le malattie terminali, le cerebrolesioni acquisite, i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica, i pazienti oncologici, l'ansia preoperatoria e la demenza. So as an example, I'll talk about just one that I co-authored. And we looked at the results of 26 studies and almost 1,400 patients. And this was on music to reduce stress and anxiety for people who have heart disease. Farò un esempio su una delle pubblicazioni che ho cofirmato, che riguardava, si trattava di uno studio sulla musica per ridurre i livelli di stress e ansia per i pazienti affetti da cardiopatie coronariche, in cui abbiamo effettuato una review di 26 studi su un totale di 1369 pazienti. So based on the meta-analysis that we conducted, we found that music interventions have significant effects on anxiety, systolic blood pressure, heart rate, respiratory rate, quality of sleep, and pain. Sulla base della meta-analisi da noi condotta, abbiamo riscontrato effetti
a livello di ansia, di pressione sanguigna sistolica, di battito cardiaco, frequenza respiratoria e qualità del sonno e dolore. Also, there are other research findings that show that music therapy improves patient satisfaction with hospital. Inoltre, ricerche dimostrano che la musicoterapia migliora il livello di soddisfazione dei pazienti nei confronti degli ospedali. And music therapy can sometimes do what medicine cannot do. Ed a volte la musicoterapia riesce laddove la medicina non può arrivare. Such as improve quality of life, fatigue in cancer patients, and quality of sleep in cardiac patients. Come migliorare la qualità della vita, il livello di spostamento nei pazienti oncologici e la qualità del sonno in cancer patients, sempre nei pazienti oncologici. Music also benefits the staff in medical hospitals, improving their mood, impacting on their patient care, and humanizing the hospital environment. La musica ha anche effetti benefici sugli operatori ospedalieri, migliorando l'umore e la qualità delle cure che vengono fornite. There are positive financial implications for using music therapy. It saves the time of medical staff during procedures. It reduces length of hospital stay in intensive care, neonatal intensive care, and reduces the use of sedatives and pain medicine, which reduces cost and prevents more side effects for patients. Vi sono anche impatti positivi di natura economica per quanto riguarda la musicoterapia, nel ridurre i periodi di degenza, nel ridurre l'utilizzo e il ricorso ai sedativi e agli antidolorifici e altri effetti. So, I'll conclude, but in a human way, not in a scientific way. After I've talked about all the benefits of music therapy, of having music in hospitals, I'll talk about an even more important benefit. Quindi voglio concludere, ma la mia non sarà una conclusione scientifica, ma una conclusione umana. Dopo aver parlato dei vantaggi della musicoterapia negli ospedali, vi parlerò dei vantaggi in altri termini. Music is essential for life, especially when people are focusing on surviving. La musica è essenziale per la vita, soprattutto quando le persone devono concentrarsi sulla sopravvivenza. We know this from the music that emerged from concentration camps, and more recently, from the music and singing that occurred on balconies in Italy during the pandemic. Lo sappiamo dalla musica che emerse dai campi di concentramento e più recentemente dalla musica e dai canti sui balconi italiani durante la pandemia. Music is essential because it is part of the human spirit and an expression of who we are. La musica è essenziale perché è parte dello spirito umano ed è espressione di ciò che siamo. It is even more essential for those confined in hospitals and trying to survive. Ed è ancora più essenziale per chi è confinato negli ospedali e cerca di sopravvivere. Music and the arts are the way we say I am alive and my life has meaning. La musica e le arti sono il modo per dire sono viva e la mia vita ha un senso. It is a way to make sense of our lives and express the feelings that have no words. È un modo per dare senso alle nostre vite ed esprimere quei sentimenti che non si possono esprimere a parole. Music gives us a way to understand things with our hearts when we cannot understand with our minds. La musica è un modo per comprendere le cose con il cuore quando non possiamo comprenderle con la mente. Music summons memories that help us to remember who we are, our strength and our courage. La musica
ci riporta alla mente memorie che ci aiutano, ricordi che ci aiutano a ricordarci chi siamo. So I conclude that from my 50 years experience as a music therapist, that music therapy in hospitals is necessary to help patients survive. Quindi concludo dicendo che sulla base dei miei 50 anni di esperienza come musicoterapeuta, la musicoterapia negli ospedali è fondamentale per la sopravvivenza dei pazienti. For those who are in hospitals are those who need music therapy the most. And for those patients, the notes that we play linger on and on. Perché chi è le persone che sono ricoverate in ospedale sono quelle che hanno più bisogno di tutte della musicoterapia e le note che suoniamo restano dentro di loro e continuano a risuonare ancora e ancora. Mille grazie. Ringrazio di cuore la professoressa Di Leo per questa panoramica, ma anche per aver toccato le nostre corde più profonde e averci regalato anche un momento di umanità, oltre che di competenza e di professionalità. Grazie di cuore. Ora do la parola a Barbara Zanchi, che ringrazio particolarmente perché mi ha accompagnata nell'organizzazione di questo evento. Ha accolto la proposta con grande entusiasmo e dunque è anche grazie a lei se oggi noi siamo qui. Barbara ci farà una panoramica sulla musicoterapia in Italia e sulle esigenze, sulle esperienze svolte in ambito ospedaliero, pediatrico, oncologico e chirurgico, anche con l'associazione Mozart 14 al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. Prego Barbara. Buonasera a tutti, grazie mille per la vostra attenzione. Sono ancora un po' emozionata dall'intervento di Cheryl, che insomma ringrazio molto. Ringrazio in modo particolare la senatrice Montevecchi per la sensibilità, l'interesse con cui si è avvicinata alla disciplina e alla professione della musicoterapia. Per me è un grande onore essere qui oggi e insomma essere qui a parlarvi del mio lavoro. E mi occupo di musicoterapia dal 1990 e quindi in Italia e in Europa mi sono occupata di politica professionale, di formazione, di clinica e oggi sono con grande onore ed emozione qui a parlarvi del lavoro che da più di 10 anni svolgo con i bambini nei reparti pediatrici di diversi ospedali italiani. E dopo la relazione di Cheryl, insomma, questa esperienza per me assume, come dire, ancora più valore, perché questa cosa di dare senso alla vita e anche ai momenti difficili della vita è ciò che noi incontriamo ogni giorno nel lavoro con i bambini in ospedale. E tutti abbiamo citato delle frasi importanti che ci ricollegano a delle persone che sono state molto importanti per noi e per la musicoterapia. Anch'io voglio... Ah no, scusate, perché qui è questo. Ecco. Voglio iniziare con questa frase del maestro Claudio Abbado, che sintetizza mirabilmente quello di cui voglio parlarvi oggi, cioè i bambini, la musica e l'ascolto. Lui, uno dei più grandi musicisti che abbiamo avuto l'onore di avere, appunto ci dice: non si deve insegnare la musica ai bambini per farli diventare, dico io, solo dei grandi musicisti, ma perché imparino ad ascoltare e di conseguenza ad essere ascoltati. Ecco, io credo che in questa frase ci sia molto del lavoro che noi facciamo con la musicoterapia, della terapia con la musica, che
che si fonda proprio sul potere che la musica ha di condurci ad ascoltare con curiosità e meraviglia, sia noi stessi che il nostro mondo interno, ma anche gli altri, la realtà. E il potere che ha di generare delle esperienze espressive, abbiamo visto, relazionali e comunicative, che hanno proprio questa possibilità di sostenere, io vi parlerò dei bambini, ma la mia collega vi parlerà degli adulti, la vitalità e la creatività in tutte le fasi dello sviluppo del bambino, diciamo nelle sue fasi così fisiologiche, ma soprattutto in modo particolare quando un bambino si trova ad affrontare un'esperienza così fuori dall'ordinario come quella di una malattia o di un ricovero ospedaliero. La musica sembra essere un'esperienza naturalmente, quasi inevitabilmente connaturata con il mondo dell'infanzia. Diversi studi ci hanno, come dire, fatto ben comprendere come gli elementi del tempo, della forma, della qualità narrativa che caratterizzano il nostro incontro con la musica in realtà sono gli stessi elementi che costituiscono le nostre prime esperienze di relazione, di incontro con l'altro, con gli altri significativi della nostra vita. E quindi per quello che noi siamo così in sintonia e competenti e in risonanza con queste caratteristiche della musica. Vorrei proprio invitarvi per un attimo a ripensare a voi stessi bambini e a che cosa era per voi la musica da bambini, prima di così entrare anche nel merito di questo viaggio, perché credo che ricollegarci a che cosa la musica è stata per noi da bambini ci faccia proprio sentire e comprendere il senso che può assumere per un bambino malato. È proprio su questi elementi del tempo, della forma, della qualità narrativa che la musicoterapia si fonda, che le esperienze sonore realizzate nelle sessioni di musicoterapia appunto si sviluppano su questi stessi parametri che sono quelli che regolano la relazione precoce madre-bambino e tutte le successive interazioni comunicative. Qui vedete un bambino appunto nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale di Bologna, è un bambino non italiano con il quale non era possibile dialogare verbalmente, ma col quale abbiamo avuto lunghi dialoghi da un punto di vista temporale, sonoro, intenso, delle narrazioni che hanno costruito una storia fatta di suoni, di gesti, di silenzi, di attese. Questa è una slide un pochino più, come dire, teorica, ma Cheryl ci ha già detto tutto della musicoterapia da un punto di vista teorico, ma voglio solo mettere a fuoco alcune cose, appunto in pediatria, che cosa può, sì, la musicoterapia si colloca come un intervento terapeutico non farmacologico, volto alla prevenzione, alla riabilitazione e alla cura in condizioni di diverse criticità. È un approccio relazionale, espressivo, centrato su un processo interpersonale, quindi la musica di per sé è sicuramente un'esperienza positiva, benefica, ma la musicoterapia, come abbiamo visto, si caratterizza sempre come un processo sistematico in cui la musica è impiegata all'interno di un incontro, di una relazione. Ed è proprio la natura di questo incontro che è lo strumento prioritario del musicoterapeuta, che utilizza la musica sempre orientata all'ascolto dei bisogni del paziente. Bisogni che, abbiamo visto, hanno a che fare con sono collegati a necessità riabilitative, alla gestione del dolore, all'assistenza psicosociale o a tematiche familiari e che in pediatria e in ambito sanitario sono sempre orientati al sostegno degli obiettivi globali di trattamento di tutti i membri del team.
L'ultimo punto, così voglio sottolinearlo, ma l'abbiamo anche già sentito, ciò che caratterizza un intervento musicoterapico rispetto all'abbiamo visto la music medicine o la musica in ambiti sanitari sono appunto la formazione specialistica del professionista che opera e la coerenza di un quadro di riferimento, sia teorico che applicativo, sia sul piano, come dire, scientifico, quindi da un punto di vista delle conoscenze che riguardano sia appunto la natura dei problemi che noi andiamo ad incontrare, ma anche la dimensione scientifica della musica, anche la musica è scienza, ma anche da un punto di vista appunto più artistico, creativo, relazionale, applicativo. Il setting e la metodologia di valutazione. Noi siamo chiamati a capire quello che facciamo, che effetto produce. Farò una carrellata veloce. Ecco qui, come ho detto, l'elemento imprescindibile è l'incontro. Le fotografie che vedete, molte, sono pre-pandemia, perché purtroppo molti dei nostri interventi si sono, come dire, fermati in questo anno e mezzo. Fortunatamente stanno riprendendo, infatti dopo vi dirò, 2 settimane fa abbiamo ripreso i 2 interventi in ambito pediatrico a Forlì e a Cesena con grande emozione sia nostra che del personale che ci ha accolto dicendo ci siete mancati. E questa cosa insomma, è importante nel senso che anche i bambini in questo anno e mezzo, i bambini malati, non solo hanno avuto veramente un tempo, come dire, ancora più complesso, ancora più difficile, perché tutto quello che nel luogo di cura, no, è orientato al sostegno di una condizione di malattia, purtroppo è venuto meno. È la musica proprio che costruisce e costituisce il canale privilegiato attraverso cui si instaura e si sviluppa un processo terapeutico. Qui è un mio collega, Timothy Trevor Brisco, che insieme a me ha lavorato, abbiamo, come dire, portato avanti insieme il progetto presso il Policlinico Sant'Orsola di Bologna nell'ambito del reparto di oncologia pediatrica e di chirurgia pediatrica. Con i bambini utilizziamo diversi metodi, come ha spiegato Cheryl, prevalentemente interattivi, cioè un coinvolgimento attivo attraverso gli strumenti, il corpo, la voce, il movimento, ma anche l'ascolto di canzoni, tutto ciò che il bambino porta come esperienza significativa e utile al poter esprimere ciò che in quel momento è urgente, che sia condiviso. Ci sono momenti di curiosità, di scoperta, di qualsiasi interazione che sia avviata dal bambino viene accolta dal musicoterapeuta e utilizzata proprio per ottenere dei cambiamenti positivi nell'umore. Questa era una bambina che non parlava, aveva una forma di mutacismo selettivo, non parlava con nessuno, oltre ad avere una grave malattia, e quindi dopo una serie di sedute di musicoterapia ha iniziato a poter, come dire, dire prima attraverso i suoni e poi dire anche attraverso la parola. Oddio. Queste sono situazioni molto intense, molto complesse, ma anche di grande, come dire, bellezza, direi, quando possiamo incontrare dei bambini molto malati, con delle disabilità, e attraverso degli elementi che sono, come dire, basilari nella comunicazione, il tempo, il suono, il respiro, la voce, e da situazioni di ritiro, di silenzio, poter arrivare a un dialogo vocale, a un'interazione vocale, a un'attivazione, a una partecipazione, a uno scambio. Questi sono esempi di come lavoriamo individualmente nelle stanze di degenza. Prima avete visto invece i momenti in cui lavoriamo nella parte, diciamo, più
condivisa del reparto nelle sale giochi, dove i bambini possono, come dire, stare in un ambiente che non è quella della stanza di degenza, ma in alcuni casi non è possibile e noi andiamo da loro. Non voglio soffermarmi molto, ma era solo per farvi vedere che la ricerca e gli studi hanno evidenziato degli effetti positivi su diversi aspetti importanti correlati alla condizione clinica di base dei pazienti pediatrici. Dagli anni 90 sono comparsi i primi studi, poi sono stati anni ricchi di ricerche, di studi, e che si sono, come dire, concentrati su quanto la musica e la musicoterapia possa avere degli effetti positivi sull'ansia, sul dolore, la depressione associata alla malattia, alle procedure mediche, quelle di cui ci parlava Cheryl. I bambini, soprattutto in ambito oncologico, necessariamente devono, come dire, attraversare ripetutamente delle procedure invasive e dolorose. E attraverso la musicoterapia abbiamo fatto anche noi in Italia dei lavori e abbiamo visto che possiamo assistere questa dimensione del dolore procedurale con degli effetti che hanno, come dire, delle ricadute positive sia sulla percezione soggettiva, ma anche su, ad esempio, la quantità di farmaci somministrati che può diminuire, e soprattutto il personale ci restituisce che, ad esempio, fare una procedura a un bambino che è più tranquillo, che non è così, come dire, teso, agitato, è sicuramente un'operazione molto, come dire, molto meno difficile e anche dolorosa per il personale, che insomma anche i medici non sono contenti. Infatti abbiamo incontrato un primario che ha detto: noi alle volte facciamo del male ai nostri pazienti e non siamo contenti di fare questa cosa. E quindi poter avere delle strategie e delle possibilità per arginare questa esperienza è una cosa molto importante. Da un punto di vista psicologico, la musicoterapia è fondamentale per restituire al bambino malato e ricoverato un aspetto di controllo positivo sull'ambiente, cioè quindi strategie di comunicazione, di espressione, che lo facciano sentire nuovamente in grado di controllare delle cose che in ambito ospedaliero non è così semplice per un bambino controllare, quindi poter scegliere, poter decidere che cosa fare e che cosa non fare. Alle volte è anche importante un no, dire no a delle proposte. La riduzione dell'isolamento e l'aumento ovviamente della qualità della vita percepita. Vado avanti, questi sono gli ambiti in cui in pediatria sono presenti più interventi: la pediatria generale, la chirurgia, l'oncologia, le cure palliative pediatriche. A Bologna stanno costruendo l'hospice pediatrico, che è una realtà molto impegnativa, ma anche molto importante. In Italia ne abbiamo pochi e sicuramente la musicoterapia in questo contesto di accompagnamento, abbiamo visto anche dal video che ci ha fatto vedere Cheryl, può dare un contributo molto significativo. E anche il lavoro coi familiari, l'elaborazione del lutto, il lavoro coi fratelli, tutto, diciamo, è un ambito abbastanza specifico ma molto importante di lavoro. Ecco qui, ho fatto questa cosa. Questi, insomma, mi scuso e non ha nessuna pretesa di esaustività, ma sono i progetti di cui io ho avuto anche l'opportunità e il privilegio di venire, con cui ho avuto il privilegio di venire a contatto, e alcuni ve ne parlerò dopo, dei quali sono anche attiva io personalmente, ma per farvi vedere che sul territorio nazionale abbiamo, come dire, la presenza della musicoterapia in diversi reparti pediatrici, anche di importanti ospedali. Qui abbiamo anche Mariolina Rossi, che è stata una dei pionieri della musicoterapia a Perugia e che, insomma, ho grande piacere di nominare, perché è stata una delle prime ad avviare questa esperienza in ospedale con i bambini in ambito oncologico. E
è una cosa che insomma ci ha dato anche tanta spinta per fare partire anche altri progetti in questo senso. Ecco, vi parlerò dei due progetti che mi vedono attiva in modo diretto, quelli più recenti, che sono quelli di Cesena, dell'ospedale Bufalini di Cesena e dell'ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì, nei quali abbiamo avviato due progetti di musicoterapia, li abbiamo avviati a dicembre del 2019, ahimè a febbraio 2020 ci siamo dovuti fermare. Sono due progetti che sono anche importanti perché vedono per la prima volta una collaborazione di due, come dire, istituzioni, un'istituzione accademica, il Conservatorio Bruno Maderna di Cesena, nel quale abbiamo avviato dal 2018 un programma di formazione, un master di musicoterapia, e all'interno di questo programma di formazione ci siamo fortemente spesi, qui abbiamo anche il direttore del conservatorio, per far sì che gli studenti potessero trovare un ambito nel quale poter andare a declinare tutto ciò che andavano a imparare in una esperienza reale di quelle che insomma chiamiamo tirocini. E quindi l'azienda ASL della Romagna è stata molto sensibile a questa proposta, tanto che abbiamo avviato questi due progetti e la settimana prossima anche l'ospedale di Rimini è interessato a poter, come dire, così, valutare la possibilità di inserire la musicoterapia nella pediatria. Sono interventi condotti da professionisti della musicoterapia ai quali gli studenti in formazione si affiancano per poter svolgere il loro tirocinio, e sono incontri settimanali. Qui, ecco, quella è l'unica foto post pandemia, dove appunto la mascherina ce l'ho io i bambini. Ok, abbiamo avuto una donazione per cui abbiamo acquistato uno strumentario anche di qualità e di pregio. Questo è l'ultimo, invece vorrei dedicare pochi minuti, ma importanti, a uno dei primi progetti, che è appunto quello, il progetto Tamino, che è attivo dal 2006 al Policlinico Sant'Orsola di Bologna. È un progetto che dall'inizio è stato sostenuto direttamente dal maestro Claudio Abbado e dall'orchestra Mozart, che successivamente ha avuto nell'associazione Mozart 14, presieduta da Alessandra Abbado, il sostegno proprio e un grande, come dire, lavoro per far sì che la musica, attenzione, e la musicoterapia, tutte e due, per cui avevamo musicisti, ma anche musicoterapeuti che hanno lavorato in questi reparti. Personalmente ho lavorato nei reparti di oncoematologia e di chirurgia. Ci sono altri progetti attivi nella neonatologia e nella terapia intensiva neonatale. Abbiamo dal 2015 al 2019 visto una media di 300 bambini ogni anno, e i percorsi sono durati dalle 11 alle 12 sedute, per lo più abbiamo visto bambini anche per una sola volta. Voi direte, ma che cosa può fare la musicoterapia per una sola volta? Ma abbiamo visto che può fare, come dice Cheryl, yes, può fare delle cose, perché come un bambino, come dire, vive lo stare in ospedale, come si ricorda di essere stato in ospedale, ci diceva questo medico, l'esperienza che uno fa la prima volta dell'ospedalizzazione condizionerà tutte le esperienze successive. E molti bambini a fine della seduta mi hanno detto, ma allora, ma ti aspettavi di trovare la musica? No, non pensavo di trovare questa cosa qui. E quindi questa sorpresa, un po', come dire, una proposta un po' insolita, ma che li ricollega anche alla loro realtà di bambino, alla loro, come dire, vita, in cui la musica è comunque qualcosa di positivo e di presente. Ancora qualche immagine, questa è la sala, il soggiorno del reparto di oncoematologia, che viene allestita ogni settimana per gli incontri di musicoterapia, e che appunto sono momenti nei quali i pazienti possono
dare forma al loro sentire senza che la loro sofferenza venga mai negata. Ecco, questo è importante, perché la musicoterapia non è un'occasione di intrattenimento, è comunque un momento in cui c'è la possibilità di dare forma a tutto quello che appunto il bambino vive, e quindi anche a delle emozioni complesse che altrimenti non sono, sono poco dicibili in altro modo che non... Vado avanti. Il lavoro con i bambini stranieri e con le famiglie straniere è stato molto presente, molte situazioni in cui era l'unico modo per poter, come dire, interagire, comunicare. La possibilità, come vi dicevo, di fare scelte, quale strumento suonare, se non suonare, se suonare forte, se suonare piano, alle volte poter dire di no. E poter stare appunto con le risposte del musicoterapeuta, che sono sempre, cioè che sono anche risposte, come dire, la musica è da intendersi come diciamo universo sonoro, modulazione di suoni, silenzi, attese. Ci sono tanti silenzi nei nostri incontri con i bambini. Però tutto questo permette di creare musica con i suoni di ognuno, e anche di poter sentire che un ambiente può accogliere tutto quello che c'è. Quindi questo rassicura diciamo, il bambino e anche i familiari. Per poi poter esplorare, volevo farvi vedere, ecco, questi sono momenti anche molto significativi, perché nelle cure pediatriche questo modello centrato sulla family care, cioè quindi sulla presa in carico anche a livello familiare, spesso i familiari rimangono presenti durante le sedute di musicoterapia e sono momenti nei quali c'è un coinvolgimento, un relazionarsi con i genitori che cambia. Certo che un genitore è preoccupato, è alle volte devastato da un'esperienza di una malattia grave del proprio figlio o figlia, però in quel momento si recupera una possibilità di un incontro che è quello, un incontro, come dire, sostenuto dall'esperienza della vitalità e, della, e del potere scambiarsi delle emozioni, come dire, diverse. Finisco. Le giornate di Tamino sono sempre... state giornate che in novembre, in occasione appunto della giornata europea, hanno visto la presenza dei momenti un pochino più pubblici, dove appunto c'erano musicisti che venivano in ospedale, c'era la possibilità di fare degli incontri un pochino più aperti, che in realtà erano un po' una via di mezzo, non erano proprio sedute di musicoterapia, ma erano momenti, chiamiamoli più... di accoglienza dei bambini con la musica, e alle quali partecipavano anche, non so, il personale. Qui vedete la dottoressa Dorella Scarponi, che è l'oncologo medico psiconcologa con la quale abbiamo collaborato in tutti questi anni, Alessandra Abbado, che era sempre molto presente in questi momenti, e i genitori, cioè c'erano dei momenti, diciamo, di attività di gruppo che davano anche la possibilità di conoscere, di far conoscere quello che si faceva e si era fatto con la musicoterapia. L'anno scorso abbiamo fatto, per ragioni legate alla pandemia, un incontro online nel quale abbiamo presentato lo studio di valutazione che abbiamo condotto nel reparto di onco-ematologia pediatrica e che è in fase di pubblicazione, nel quale appunto abbiamo osservato come la musicoterapia possa essere un intervento a sostegno del cosiddetto active engagement, del coinvolgimento attivo, che è un elemento molto importante per i bambini ricoverati in ospedale. Cioè, contrastare questo ritiro privativo è ciò che in letteratura correla con delle strategie di coping positivo e di resilienza. E abbiamo così analizzato diversi parametri che, insomma, saranno poi oggetto della pubblicazione. Vi saluto in questo modo perché mi piace salutarvi con questa frase che è di una musicoterapeuta
importante che ha messo a fuoco, come la musicoterapia, come diceva anche Cheryl, no? È ciò che dà senso e che va al di là della malattia e che sostiene quella creatività e quelle capacità umane deputate alla crescita che pur convivono anche con situazioni in cui ci sono delle difficoltà e alle volte anche delle malattie gravi. Vado avanti. Questa era una storia, ma che non ho tempo, volevo mostrarvi questo sguardo che mi dà sempre tante emozioni e volevo concludere dicendo che per noi è stata ed è un'esperienza sempre molto profonda, cioè l'onestà con cui i bambini che noi incontriamo, i familiari, appunto, incontrano e hanno, come dire, il coraggio, l'onestà appunto di condividere, è sempre una cosa che desta emozione, meraviglia e rispetto. È un lavoro impegnativo, ma anche molto bello, che richiede grande sostegno per chi lo fa. Noi siamo un gruppo di lavoro e questo è importante, e che però ci porta a sentire quello che Cheryl diceva, la possibilità di trovare un senso anche nei momenti più difficili. Grazie. Al podio Fulvia, una musicista, musicoterapeuta, dottoressa in psicologia clinica e della riabilitazione, ricopre l'incarico di ricercatrice sanitaria in musicoterapia e terapie complementari presso il servizio di psico-oncologia dell'IRCCS, Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, e con Fulvia, come aveva già anticipato Barbara, entreremo nel mondo dei pazienti oncologici adulti e nei trattamenti. Grazie Fulvia, a te la parola. Grazie, caro saluto ai presenti in sala e agli ascoltatori in linea. Io ringrazio lei, senatrice, per questo invito che mi dà la possibilità di portare l'esperienza del nostro gruppo di lavoro del servizio di psiconcologia degli ex tumori di Bari, Giovanni Paolo II. Quando noi abbiamo iniziato a utilizzare la musica e la musicoterapia in psiconcologia, potevamo comunque già sapere dalla letteratura scientifica che avremmo ottenuto dei risultati, ma l'esperienza diretta è sempre quella che desta meraviglia. Inglobare la musica nei percorsi di cura ci ha consentito di finalizzare in un uso mirato all'interno della relazione terapeutica appunto la musica, e nella nostra esperienza ci ha permesso di incontrare il paziente persona di cui ci prendiamo cura in un modo mediato, ma ad un livello prelogico, presimbolico, e di incontrare la persona nei suoi bisogni emotivi. E la presa in carico psicologica attraverso la musicoterapia ci consente di rigenerare anche la relazione con l'ambiente ospedaliero, modificando in modo positivo sia la percezione che l'esperienza interna rispetto appunto all'ospedalizzazione. E soprattutto ci ha consentito di portare bellezza nel luogo della cura del paziente oncologico adulto, in modo da rendere questo spazio più vitale, più comunicativo, più familiare, così come Cristina ci dice nel suo collage creativo realizzato dopo una sessione di musicoterapia. Recuperare un'armonia, riappropriarsi di un tempo personale, rifarlo proprio con l'aiuto di un musicoterapeuta, vuol dire stabilire, come anche ha detto Cheryl, ha detto Barbara, una relazione terapeutica che crea sempre un suo tempo-spazio, in cui la persona viene accolta e il suo mondo interno si snoda e consente una narrazione interna. Abbiamo contestualizzato l'utilizzo della musicoterapia in psiconcologia partendo dal modello di cura biopsicosociale, che guarda la persona in modo olistico
che tiene conto del problema dominante relativo chiaramente alla sopravvivenza, all'evento patologico, ma soprattutto che consente di anche aver cura del tempo e del modo in cui si affrontano le cure oncologiche. Le terapie complementari, letteratura, sono una fioritura di approcci detti anche appunto terapia mente-corpo e sono approcci che praticamente hanno una solidità, una base scientifica e si declinano per quelli che sono gli aspetti espressivi nelle arti terapie creative, di cui fa parte appunto la musicoterapia. E in psiconcologia ci consente la musicoterapia di sostenere il paziente nel favorire il contatto con le sue risorse personali per fronteggiare al meglio la propria esperienza di malattia. E questo consente di portare sollievo sia per quanto riguarda il carico emotivo, che lo stress, l'ansia, il senso di smarrimento e l'isolamento. Questi sono alcuni sintomi appunto del vissuto individuale che possono esserne alleviati. E la musicoterapia è entrata stabilmente all'interno dell'Istituto Tumori grazie a un progetto di ricerca. Quindi grazie alla ricerca, un programma triennale, grazie ad una task di un progetto più ampio del servizio di psiconcologia che voleva valutare e gestire il disagio psicologico in ambito oncologico, sia del paziente che del familiare che anche dell'equipe curante. È stato quindi approvato questo progetto della durata di 3 anni che ha reso possibile, il nome è molto bello, l'abbiamo scelto proprio per rendere questo abbraccio di luce, fondamentalmente utilizzando tutti questi approcci, ma in primis la musica e la musicoterapia, e quindi abbiamo verificato quanto sia stato possibile migliorare la qualità della vita dei nostri pazienti e soprattutto di avviare un servizio stabile in terapie complementari e quindi la musicoterapia per la presa in carico psicologica e psico-oncologica globale del paziente. Ma quando noi nominiamo il paziente oncologico adulto, dobbiamo considerare che l'evento traumatico della malattia oncologica si scandisce un prima e un dopo in un momento del ciclo vitale dell'esistenza di una parte della vita che si è già vissuta e questo può interrompere dei progetti di vita che si erano iniziati. È un evento traumatico che scandisce quindi questo prima e dopo. È stato riconosciuto dalla National Comprehensive Cancer Network come sesto parametro vitale, quindi oltre alla pressione arteriosa, al polso, alla respirazione, alla temperatura e al dolore, l'aspetto del distress emotivo. Pensiamo quanto quindi sia importante questo aspetto, che è praticamente un'esperienza multifattoriale, emozionale, che pervade e coinvolge molte aree del soggetto, della persona, l'area psicologica, l'area sociale, l'area psicospirituale e anche fisica. Questo interferisce negativamente con la capacità di affrontare l'evento traumatico, con la capacità di adattarsi ai trattamenti oncologici e chiaramente con un impatto sui sintomi fisici. E poi si estende lungo un continuum che ha delle variazioni, questo dipende dal soggetto, dalla persona, dalla sua biografia di vita, dalle sue caratteristiche di personalità e quindi questo continuum può iniziare con delle sfumature di tristezza, con della vulnerabilità che si incomincia a sentire, con dei sentimenti di paura e poi invece possono veramente sfociare in disturbi molto più problematici delle quali le colleghe psico-oncologhe appunto si prendono cura. Il distress emotivo viene monitorato dalla psico-oncologa, ma è importante anche per il musicoterapeuta, perché nel momento in cui si evidenziano delle aree, appunto queste che ho appena nominato, di fragilità e di vulnerabilità, c'è l'invio in musicoterapia. E noi abbiamo potuto vedere quanto la musicoterapia in un campione di donne, in uno studio che abbiamo condotto, abbia potuto lenire questi aspetti relativi al distress, in particolare per quanto riguarda le emozioni di stress, di paura, di rabbia. E questo studio è stato condotto con pazienti durante la prima infusione di chemioterapia, donne afferenti alla breast care unit, e abbiamo potuto quindi verificare una
significatività statistica per quanto riguarda il decremento di questi aspetti rispetto invece all'altro gruppo di pazienti che durante l'infusione di terapia non hanno partecipato alla sessione di musicoterapia e ascolto psico-oncologico. E adesso volevo un po' condurvi all'interno di delle esperienze, come abbiamo declinato le tipologie di intervento, e all'interno rendendo progressivamente stabili questi setting all'interno dell'Istituto Tumori di Bari. Un primo livello è quello, un livello di sostegno, di supporto, quindi è la musicoterapia rivolta a pazienti degenti prima o durante il trattamento, quindi prima della chirurgia generale, per esempio, prima della chirurgia al seno, prima di sottoporsi ai trattamenti, alle infusioni di chemioterapia, di iniziare la radioterapia, oppure anche prima di essere sottoposti alla rachicentesi. Che caratteristica ha questa presa in carico? È breve, contingenziale, mirata, mira ad un sollievo del sintomo e soprattutto prepara e sostiene i trattamenti. Quindi gli obiettivi generali quali sono? Di favorire una ospedalizzazione che non sia traumatica, di favorire una compliance con i trattamenti, di promuovere un rilassamento psicofisico, di recuperare energia. I nostri pazienti sono, benché le terapie siano sempre più innovative, però sono ancora soggetti a quel quadro complessivo che appunto è l'affaticamento, è conosciuto come fatigue. Consente anche quindi di avere un decremento del dolore fisico ed emotivo e di contenere emozioni transitorie, quindi di stato, di paura, di ansia o di angoscia. Nella foto ci sono le mani di una nostra paziente che ha partecipato al gruppo all'interno del reparto di chirurgia senologica. In questo momento quindi è un momento attivo in cui la paziente sta suonando, è in contatto con le corde della cetra pentatonica e è nel post-operatorio perché ha già avuto il suo intervento di quadrantectomia o mastectomia al seno. E vi faccio entrare nello spazio del gruppo. Questo è il gruppo co-condotto dalla psiconcologa dottoressa Francesca Romito e da me, all'interno del reparto di chirurgia senologica ad indirizzo appunto plastico ricostruttivo. È l'obiettivo di questo gruppo di donne in cerchio, quindi ha l'obiettivo di contenere l'ansia di chirurgia, l'ansia della perdita, la mutilazione irreversibile di una parte importantissima della donna, che ha una funzione fisica ma anche un investimento psichico, e l'obiettivo era quello di creare un clima emotivo di condivisione e di incoraggiare sentimenti di sicurezza, di stabilità e di fiducia. Come vedete dalle foto ci sono donne che si tengono per mano facendo quello che è conosciuto nel nostro linguaggio con l'utilizzo della voce, appunto del toning, che è potersi mettere in contatto e di esprimere le proprie qualità affettive, emotive attraverso il respiro, l'intonazione della voce, ma ci sono momenti invece più attivi in cui l'esperienza primaria è l'esplorazione sonora musicale, toccando gli strumenti, scegliendo lo strumento, quello strumento che in quel momento è un oggetto transizionale e che consente proprio di entrare in contatto con tutto quello che si sta muovendo nel proprio vissuto interno. Alla fine di questo gruppo poi si passa da questa fase che è preverbale, è prelogica, e per andare incontro anche alla parola. I nostri pazienti hanno bisogno anche di parlare di quello che stanno vivendo, hanno bisogno di organizzare e di restituire poi anche al gruppo tutto quello che si è mosso durante la sessione di musicoterapia in reparto. Questa è un'altra modalità individuale, è una musicoterapia di interazione recettiva vibrazionale, completamente diversa da quella precedente, perché è in un setting innanzitutto in uno spazio individuale e ha degli obiettivi e delle finalità molto differenti. È un trattamento che abbiamo visto che viene molto richiesto dai nostri pazienti per avere veramente un conforto a livello corporeo,
e consente di poter rilasciare delle tensioni, lo stress accumulato, di andare incontro a un rilassamento profondo e di esperire o di tornare a esperire la propria corporeità come ancora una dimensione ancora buona, vibrante, vitale e risonante. C'è una procedura chiaramente, perché non possiamo permetterci di prendere strumenti e posizionare sul corpo del paziente o intorno al paziente senza che vengano scelti, e quindi è la persona che sceglie prima di iniziare il trattamento ciò di cui il suono di cui ha veramente bisogno. E c'è un momento poi in cui si invita la persona a entrare in contatto attraverso un'induzione, a sintonizzarsi sul respiro in modo tale da aprirsi all'esperienza dei suoni. E come vedete ci sono delle ciotole, sono conosciute come oggetti sonori campane tibetane, che hanno una particolare vibrazione che consente di sperimentare una sorta di massaggio sonoro a livello del corpo. Alla fine della sessione si raccoglie, la musicoterapeuta raccoglie sempre il vissuto, perché ci deve essere sempre questo piano appunto di sperimentare un trattamento che si riceve, ma anche di poter poi riorganizzare una fase di, come dire, rielaborazione attraverso la parola. Il secondo livello, diciamo, di supporto maggiore a cui non prende la... Ah sì, e dunque scusatemi. Giusto per poter un po' appunto dare parole al vissuto di una paziente che ha partecipato sistematicamente a questi trattamenti di musicoterapia recettiva, e siamo nella sua stanza, nella stanza di Cristina in oncologia toracica. Questo è un acquarello disegnato in un momento successivo appunto ad aver ricevuto i suoni sul corpo e intorno al corpo. Ero distesa all'aperto, popolata da suoni dolcissimi, sotto un cielo blu cobalto, la mente libera, il corpo finalmente abbandonato, il tempo scivolava via lento. Teniamo conto che questa è una stanza sempre di un ospedale e questa è l'esperienza interna appunto della paziente. Un altro tipo di processo, un altro livello, è il livello più di elaborazione. È basato su un processo ricostruttivo ed ha un altro tipo di finalità. Innanzitutto è rivolto ai pazienti ambulatoriali, quindi non sono pazienti degenti, diciamo, nella fase acuta. Ha le caratteristiche di essere un intervento più di lungo percorso e di lungo periodo, agisce a un livello profondo di elaborazione dei propri vissuti interni e soprattutto risponde ad una richiesta motivata della persona che vuole un po' riattraversare la sua esperienza di malattia oncologica e di individuare e intercettare quelle risorse interne che consentono di crescere attraverso appunto questo ripercorso. Gli obiettivi quindi generali sono di favorire una regolazione emotiva interna, di favorire una condivisione e di appunto crescere oltre l'esperienza di malattia traumatica e di attivare quei processi riparativi che sono a livello dell'identità, identità personale. E questi sono alcuni dei setting del processo ricostruttivo. Abbiamo sulla sinistra una foto che rappresenta un po' l'esperienza del gruppo. È un percorso a cadenza settimanale di 12 incontri, poi c'è una rivalutazione sempre con la psico-oncologa che ricordiamo è sempre un lavoro integrato che noi facciamo. C'è una rivalutazione e si sceglie insieme al gruppo se continuare per 24 incontri e chiudere il processo. E sono percorsi appunto ambulatoriali che vengono che hanno uno spazio quindi un po' all'esterno rispetto all'istituto, uno spazio in cui è possibile fare musica, produrre suoni senza interferire con i tempi e le modalità che sono quelli appunto quotidiani. Abbiamo destinato insieme alle colleghe poi un particolare spazio ai bambini, perché non sempre le cure riescono a vincere, ancora vince la malattia oncologica. Ci prendiamo cura dei bambini quando il genitore va via, e in genere è un passaggio di consegne che qualche volta i nostri pazienti ci chiedono,
di eventualmente poi con i parenti vicini, appunto ai bambini, più prossimi ai bambini, di prendere in maniera congiunta in carico sia appunto l'adulto, e questo è il lavoro specifico dello psico-oncologo, ma nel setting di musicoterapia c'è il bambino. E poi ci sono dei momenti in cui di incontro appunto con la famiglia e il bambino. È da 2 anni, e da quando, ahimè, è arrivata la pandemia, noi abbiamo dovuto stoppare, chiudere alcuni percorsi, soprattutto quelli del gruppo, non li abbiamo ancora ripresi, e i nostri pazienti sono piuttosto vulnerabili, sono detti appunto fragili, ma abbiamo implementato, ci siamo in maniera resiliente, abbiamo un po' implementato di più le sessioni individuali. E in particolare il percorso ambulatoriale immaginario guidato con la musica, che è un approccio specialistico della musicoterapia recettiva, nel quale, lo dico in maniera semplice, meriterebbe molto più tempo, ma già così può dare l'idea, nella quale la persona viene guidata ad un ascolto di musica classica, la bellezza della musica classica, in uno stato di rilassamento profondo che viene gradualmente indotto, appunto, conoscendo, ci sono appunto dei passaggi, conoscendo chiaramente la richiesta, l'analisi, si fa un'analisi della domanda, dell'aspettativa, di quello di cui veramente ha bisogno la persona. E mi avvio verso la conclusione. È arrivata la pandemia, e quindi stavo dicendo, noi ci siamo dovuti mettere un po' in una fase di ascolto dei nuovi bisogni che sono sorti nei nostri pazienti. E la letteratura è stata molto proficua in questo, perché è stato evidenziato quanto la pandemia Covid-19 è una forma di stressor, in particolare per i pazienti oncologici adulti, rappresentano una nuova forma di trauma, e dagli studi di alcuni cardiologi abbiamo potuto valutare quanto il trauma, la preoccupazione e la paura costituiscono l'interfaccia nello stress mente-corpo, e ci siamo, a un certo punto sono venuti i cardiologi a parlare insieme a noi, perché notavano che c'erano dei cambiamenti dal punto di vista appunto nei controlli cardiologici, tutta questa preoccupazione si ripercuoteva. Quello che abbiamo fatto è disegnare uno studio in un'equipe multidisciplinare, c'è la Breast Care Unit, c'è il direttore dottor Vito Russo che è il principale investigatore di progetto, c'è anche l'unità cardiologica con le cardiologhe, il servizio di psico-oncologia al completo, e c'è una unità collaborante esterna per questo studio che ha come focus quello di studiare l'impatto delle sessioni individuali di immaginario guidato con la musica in un gruppo di pazienti della Breast Care Unit, e di poter valutare questo impatto sia sulle dimensioni psicologiche che cardiologiche, sulla heart rate variability, e anche di monitorare, e questo è il compito del Dipartimento di Musicoterapia nella persona della professoressa Barbara Zanchi e unità collaborante esterna, di monitorare e rilevare la qualità di questo intervento. Andremo quindi a misurare cosa cambia quando i nostri pazienti vivono un'esperienza di 6 sessioni di immaginario guidato con la musica, e cosa cambia invece quando altri pazienti, sempre però dello stesso tipo di campione con le stesse caratteristiche, partecipano a 6 sessioni di rilassamento guidato senza la musica. Quindi noi chiaramente ci aspettiamo che ci sia un impatto benefico maggiore su nelle pazienti che partecipano alla sessione di immaginario guidato. Io vi voglio salutare con le mani delle nostre pazienti raccolte nell'ultimo gruppo pre-pandemia e del gruppo Io Suono, Io Sono. Questa è spesso la musicoterapia che ha una fioritura di pratiche e di tecniche e di modalità con cui entrare in interazione. Spesso ci si collega anche alle arti, e questa è una tela artistica collettiva che adesso è diventato un quadro che è esposto nella sala d'attesa della chirurgia senologica. E vi voglio lasciare anche con le parole di una delle nostre pazienti che ha partecipato a tutto il processo di musicoterapia a livello ricostruttivo. È un luogo appartato quello della musicoterapia, in cui avviene contemporaneamente un dialogo tra il nostro mondo interno e quello esterno, uno scambio circolare e continuo, un flusso di sentimenti condivisi, non vissuti e riconosciuti ordinariamente.
prendono forma suonando insieme ed armonizzando i suoni con i silenzi. Ogni volta inizia un nuovo viaggio che fa emergere il lato estetico del dolore o della rabbia e che contribuisce poco a poco all'accettazione. Vi ringrazio per l'ascolto e vi porgo i saluti istituzionali della direzione scientifica, sanitaria generale, grazie a cui è stato possibile stabilizzare una figura professionale come la mia nell'ambito appunto della ricerca sanitaria. Grazie dell'ascolto. E do velocemente, perché stiamo sforando tantissimo i tempi, la parola ad Antonio Montinaro, laureato presso l'Università degli Studi di Padova con una specializzazione in neurochirurgia, direttore dell'unità operativa di neurochirurgia dell'ospedale di Lecce dal 2000 al 2011. Antonio Montinaro tratterà i due aspetti della musicoterapia molto vicini alla sua professione, l'effetto terapeutico della musica nella epilessia e nell'ictus. Prego, e lo ringrazio per la pazienza, per essere stato con noi tutto il pomeriggio. Grazie alla nostra senatrice per l'invito che ho gradito, anche se insomma io sono una figura un po' anomala in questo contesto, intanto perché non sono un musicoterapeuta, sono un neurochirurgo che con la grande passione per le neuroscienze, il cervello e con un grande appassionato di musica. Qui nella prima slide voi vedete un po' la sintesi del mio lavoro pubblicato, cioè il primo articolo è uscito nel 2010 su World Neurosurgery ed è The Musical Brain, Mid and Science, ed è un articolo che ha avuto un grande successo, è stato anche molto citato, diciamo, perché affrontava appunto l'argomento del rapporto musica-cervello. Successivamente, essendo poi andato in pensione, quindi avendo più tempo per scrivere, ho prodotto questi volumi che voi vedete, quindi Musica e cervello, Melodie ossessive, Musica e cervello 2, e l'ultimo uscito un mese fa, Musica e destino. Fra l'altro, Musica e destino, c'è un bellissimo capitolo su Ezio Bosso, quindi credo che la nostra senatrice, quando lo leggerà, sarà contenta, perché cito fra l'altro esattamente le cose che lei ha detto, quindi sull'abilità, la disabilità, e in particolare quella frase bellissima che diceva sempre Bosso, che la musica rende liberi, quindi è veramente un personaggio straordinario. Io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto la professoressa Di Leo, perché lei ha fatto una grande panoramica di quello che oggi è la musicoterapia. But you must add the neurosurgery about in the list of specialties. Allora, quindi farò dei piccoli flash, diciamo, sul... Ecco, conosci il tuo cervello e la sfida più importante che l'uomo abbia mai affrontato, che dovrebbe costituire il motto socratico del nostro tempo, questa è la Rita Lei Moncalcini. Ecco, musica e cervello, incontro fra due entità sublimi. Qui ho fatto un paragone che mi è venuto spontaneo, data la mia grande passione per la musica, cioè la cito architettonica del cervello. Il cervello contiene circa 100 miliardi di neuroni e ogni neurone ha circa 10.000 connessioni con i neuroni a fianco. Ecco, allora, io ho pensato che questo in realtà assomiglia alla musica di Bach. Allora, ho fatto questa specie di paragone, è una suggestione estetica ovviamente, non è... Da una parte c'è il preludio in do maggiore del primo clavicembalo ben temperato di Bach, dall'altra parte uno schema della corteccia cerebellare. La somiglianza è impressionante. Qui abbiamo invece la fuga del primo preludio e fuga del clavicembalo ben temperato, a fianco uno schema della corteccia in sei strati della neocorteccia. Oggi noi abbiamo a disposizione delle tecniche eccezionali per valutare non solo l'anatomia, ma anche la funzione del cervello, sia con la risonanza magnetica, ma con la risonanza magnetica funzionale, che ci fa vedere il funzionamento del cervello, associando poi, quello che vediamo nella successiva, la tomografia di emissione di positroni, che ci mostra le variazioni del flusso ematico durante l'ascolto della musica.
e quindi ci fa vedere la differenza fra l'emisfero di destra, che è l'emisfero creativo, e l'emisfero di sinistra, l'emisfero logico. Ed è stato dimostrato, come io scrivo qui, che sin dalla nascita è presente una specializzazione emisferica per l'elaborazione dei processi musicali. Ovviamente queste frasi che io dico sono espressione di una serie di studi neuroscientifici pubblicati, insomma non sono mie invenzioni. Musica ed emozioni. Nessun altro mezzo di comunicazione è in grado di provocare reazioni emotive altrettanto forti. Come dicevo prima, quei 100 miliardi di neuroni, c'è solo uno stimolo che riesce a convogliarli, a unirli tutti, ed è la musica. Sicuramente non il linguaggio parlato. Vedo che la dottoressa Leo mi segue, fa piacere. La sensazione di piacere che noi proviamo poi scatena la produzione di neuroormone, che è la dopamina. E studi bellissimi hanno dimostrato, per esempio, che già quando noi ci apprestiamo ad ascoltare una musica che ci piace, quindi che già conosciamo, cominciamo a produrre dopamina. Quindi la connessione profonda fra lo stimolo musicale e la produzione neuroormonale del nostro cervello. Musica ed emozioni. Ecco, bellissima questa frase di Rio Noda, che è un musicista. Il grembo materno è la prima grande orchestra dove non esiste un solo attimo di silenzio e dove la musica è lo stesso pulsare della vita. La cosa straordinaria è che il feto immerso nel liquido amniotico riceve tutte le sensazioni acustiche che ci sono a livello del grembo materno, quindi soprattutto la voce della madre. E questo spiega, per esempio, perché il bambino piange, appena nato piange, la madre che cosa fa? Prende il bambino e lo poggia sul suo seno. Il bambino riconosce quel suono che ascoltava quando era nell'utero materno e quindi trova la calma. Bellissimo questo. Allora, no, volevo dire una cosa, torno indietro. Si può tornare indietro? No, va bene. Allora, perché il problema è che se invece esiste... No, non so come si fa a tornare indietro. Ecco, dicevo, questo è importante. La musica assurge a costante evocazione della madre, come dicevo prima, mentre l'anaffettività genitoriale può incentivare nei bambini deprivati una potente evocazione alla musica, cioè l'assenza della madre, quindi l'assenza dell'affetto materno, può scatenare invece l'amore per la musica. E quindi nel passato di molti soggetti che amano la musica può esserci un problema di questo genere. Vedo che la Barbara... andiamo avanti. Ecco, qui entriamo in un ambito diverso, cioè questi studi hanno dimostrato che l'ascolto della musica ha un'azione sul trascrittoma, è l'insieme del complesso genico di una persona, insomma. E i risultati hanno dimostrato che l'ascolto della musica aumenta l'attività dei geni implicati nella trasmissione sinaptica e nella secrezione della dopamina, come dicevo prima, e inibisce alcuni geni responsabili della neurodegenerazione cerebrale. Questo è molto importante perché giustifica l'uso della musicoterapia nei disturbi neurodegenerativi. Quindi ovviamente tutti i disturbi neurodegenerativi, dalla demenza al morbo di Parkinson, all'Alzheimer, eccetera. Insomma. La funzione terapeutica della musica. Allora, bellissimo Novalis, molto giovane ma un genio. Ogni malattia ha una soluzione musicale, maggiore è il talento musicale del medico, tanto più breve e completa è la sua soluzione. Questa è una frase che io riporto sempre nei miei libri perché la trovo straordinaria, è di un filosofo del 1555, Pontius de Thiar. Dice: la musica è la signora che placa il dolore, mitiga l'ira, frena l'imprudenza, attenua il desiderio, guarisce il dispiacere, allevia la miseria della povertà, disperde la debolezza e lenisce le pene d'amore. Che cosa vogliamo di più, insomma, dalla musica? I poeti fecero bene a unire la musica e la medicina in Apollo, perché il compito della medicina non è altro quello che di intonare quella strana arpa che è il corpo umano e riportarla all'armonia. Nel libro di Samuele si narra: lo spirito del Signore si era allontanato da Re Saul e uno spirito malvagio lo aveva invaso. Davide prendeva la cetra e suonava con la sua mano. Saul trovava la calma, quindi Davide può essere considerato il primo musicoterapeuta. Ma il legame con la musica o la medicina è antichissimo, anche se
In realtà la musica è stata a lungo trascurata dalle neuroscienze, ma forse anche tuttora, non in questo ambito ovviamente. Sia perché la cultura medica musicale è poco diffusa, e questo lo posso testimoniare personalmente, sia perché la musica non ha mai ricevuto l'attenzione che meritava in un mondo sempre più che ha guardato ad essa come uno strumento edonistico e non come un elemento essenziale di vita. Anche se, ecco, Pietro Lichtenthal era un medico, bolognese fra l'altro, che ha scritto questo meraviglioso trattato dell'influenza della musica sul corpo umano nel 1811. Ed egli scrive: degno d'esperimento d'un medico è a parer mio il ricercare quanta sia la forza dell'arte musicale sull'uomo e, condotto da ragionamento filosofico, trarne uso talora nelle cure delle malattie. Questa idea non fu onorata finora, secondo la sua eccellenza. Io cerco di spargere un po' più di lume su questo punto. Spero che questo trattato non sarà discaro ai medici dotti. Quindi, in un certo senso, Lichtenthal, che fra l'altro scrive questo libro meraviglioso, in cui fa un elenco della musica da utilizzare nelle varie affezioni, e poi prende in giro un po' i medici dotti, no? Quando dice spero che questo trattato non sarà discorso ai medici dotti, bellissimo. Ovviamente la musica, ma questo è stato detto oggi, la musica permette l'accesso diretto al mondo emotivo del paziente e consente di comunicare anche con chi non è in grado di usare il linguaggio verbale. Quindi sarà cura del musicoterapeuta cercare di conoscere il genere di musica preferito dal paziente prima dell'evento lesivo per poterlo utilizzare nella terapia. Io sostengo che nella musicoterapia non va usata la musica che piace al medico, ma quella che piace al paziente, e questa è una cosa fondamentale. Questo vado velocemente perché è stato già detto questo. Qua ci sono i campi di applicazione della musica. Ecco, è stato già detto, lo vado avanti. Disturbi dello spettro autistico, Alzheimer, Parkinson, un altro termine, reparti oncologia pediatrica, stato vegetativo, sala operatoria. Ecco, qua vengo coinvolto personalmente. Allora, qui vedete due sale operatorie. Una è un po' vecchiotta, col topolino, col gatto che si mangia il topolino. L'altra è la sala operatoria, questa era la mia sala operatoria. Io sono stato, penso, uno dei primi in Italia, io sono vecchio, non sono così giovane, quindi sono a utilizzare la musica in sala operatoria. E la musica in sala operatoria si è rivelata, in particolare per la, diciamo, per la mia branca, la branca neurochirurgia, che agisce su un campo estremamente delicato, con tecniche microchirurgiche, quindi strumenti sottilissimi, ingrandimento, è richiesta una calma assoluta dell'ambiente. Ecco, la musica è riuscita a ottenere quello che invece non si otteneva con altri sistemi, insomma. E come scrivo qua, la musica fa bene anche al paziente. Infatti, in una ricerca condotta su 96 pazienti, il 50% è stato operato con sottofondo musicale e questi hanno registrato livelli di ansia inferiori di un terzo. Non solo, ma l'anestesista ha potuto usare dosaggi inferiori di sedativi ed anestetici per la presenza della musica. Fra l'altro, io ho un'esperienza personale che racconto sempre. Avevo operato una signora, una libraia della mia città, per un aneurisma cerebrale. Allora gli aneurismi si operavano, oggi si vengono embolizzati con la tecnica endovascolare. Allora questa tecnica non esisteva, quindi c'era l'approccio diretto, quindi la craniotomia, clippaggio dell'aneurisma. Io operavo sempre con la musica, ovviamente la signora, che è una donna colta, si è svegliata e poi dice, ma dottore, io mi sono svegliata in un clima paradisiaco, mi sembrava di sentire la musica del paradiso. Io ho detto, no, non era la musica del paradiso, erano i concerti per violino di Bach. Ecco, questa è la lista delle musiche che io ho inserito in sala operatoria. Come vedete sono prevalentemente musiche del periodo barocco, quindi da Albinoni, Bach, Corelli, Geminiani, Handel, Locatelli e Vivaldi, Mozart, ma di Mozart solo i concerti per violino e i concerti per fiati, non ovviamente le musiche che creano un'emozione e possono distrarre, diciamo. Qui io mi sono fermato su oltre che sulla sala operatoria, su due argomenti che riguardano la mia specialità. Uno è l'ictus. Voi sapete che ogni anno circa 20 milioni di persone nel mondo vanno incontro ad un ictus.
Nell'ictus, uno del oltre diciamo, ai deficit neurologici, una delle cose più importanti che diciamo, si presentano nella sintomatologia è l'afasia, cioè il disturbo del linguaggio, che può essere sia un disturbo della comprensione del linguaggio, sia un disturbo della emissione della parola. Quindi, e poi c'è un altro elemento che spesso viene trascurato, è quello della depressione post-ictale, la post-strong depression, come la chiamano gli inglesi, che rappresenta un fattore prognostico negativo sull'outcome dei pazienti, condizionando sia la prognosi quodo vitam, sia la prognosi quodo valetudinem. Nonostante questo, non sempre i pazienti vengono valutati per la depressione e solo una piccola parte di essi viene trattata. Ora, ovviamente l'afasia che significa anche una riduzione delle attività sociali, della comunicazione. La musica può svolgere un ruolo fondamentale in questo ambito. Alcuni pazienti con severa afasia espressiva sono in grado di cantare canzoni familiari pur nella totale incapacità di esprimersi correttamente. E qua mi piace riportare un commento di una persona colta inglese che era il fondatore dell'International Aphasia Movement, il quale scrive: com'è venire dalla nazione chiamata afasia? La tua testa e la tua bocca non combaciano, non puoi dire a coloro che ami quanto li ami. È una nazione con poche risorse, senza treni, senza aerei. Una mattina ti svegli e ti ci ritrovi in afasia, sei lì a vita fino a che non trovi una cura. Facevo terapia 3 volte a settimana, proprio non riuscivo a completare i miei pensieri, usavo i miei occhi per dire sì o no. Poi un giorno il mio terapista mi suggerì, proviamo a cantare. E ha funzionato. Per la prima volta in 2 anni cantai Buon Compleanno. Ho imparato ad usare la parte destra del mio cervello. La parte sinistra, la sede delle aree deputate al linguaggio, era troppo danneggiata dall'ictus. Com'era possibile? Non potevo parlare, ma potevo cantare. Ora ditemi, la musica ha o non ha un potere terapeutico? La musica mi ha insegnato a cantare e a parlare di nuovo. Per questo posso oggi affermare che la musica ha un grande potere. Ecco, questa è una sintesi del capitolo del mio libro che parla della plasticità cerebrale. Cioè, inizialmente si riteneva che la quantità di neuroni fosse quella e fosse assolutamente sempre la stessa, con impossibilità di modificarsi. Questo si è dimostrato che non è assolutamente vero, c'è una plasticità cerebrale, soprattutto per ciò che riguarda le connessioni fra neuroni. Quindi connessioni interrotte possono essere ripristinate e la musica è lo stimolo migliore per ottenere questo risultato. L'altro capitolo, e poi abbiamo concluso, è quello dell'epilessia. Nell'epilessia, nel 123° congresso, Music and Brain, Can Music Help People with Epilepsy, ecco, dove si dimostrava che il cervello di soggetti epilettici reagisce alla musica in maniera differente rispetto ai soggetti sani. Ora, come noi sappiamo, la maggior parte dell'epilessia ha origine dal lobo temporale, e il lobo temporale è il lobo che diciamo, esamina, valuta e discrimina la ricezione musicale. Quindi, facendo ascoltare a questi pazienti la sonata per 2 pianoforti di Mozart, la K448, si è visto che migliorava l'outcome di questi pazienti. In particolare, sensibile alla musica mozartiana, si è dimostrata la sindrome di Lennox-Gastaut. La sindrome di Lennox-Gastaut è una encefalopatia epilettica refrattaria a qualsiasi trattamento. La musica è riuscita in qualche modo a inserirsi in questa terribile sindrome e a migliorare la durata e la qualità del sonno, le cadute al suolo, la perdita della continenza sfinterica. Quindi, in definitiva, l'ascolto della sonata di Mozart può essere quindi suggerito come terapia aggiuntiva nei pazienti con questa grave sindrome. Io ho finito. Senza la musica la vita sarebbe un errore. Musica, Letizia Come, compagna compagna della gioia e medicina del dolore. Grazie.
Montinaro. E prima di cedere la parola ad Alessandra Abbado, che è collegata con noi tramite Zoom per i saluti conclusivi, poiché il sottosegretario Sileri non è potuto essere qui con noi oggi per motivi di lavoro istituzionali, mi ha pregato di leggere questo messaggio. Illustre senatrice Montevecchi, cara Michela, sono davvero spiacente di non poter partecipare al convegno da te promosso sulla musicoterapia in programma oggi a causa di improrogabili impegni istituzionali. Ci tengo a ringraziarti per il gradito invito e colgo l'occasione per estendere i miei saluti a tutti i relatori e agli ospiti presenti. Senza dubbio la musica rappresenta uno strumento in grado di favorire il benessere dell'individuo e dai risultati di studi clinici condotti nel corso degli anni è noto che può essere utile anche per il trattamento di alcune tipologie di malattie. L'utilizzo di metodi terapeutici alternativi è da tempo al centro di un dibattito che ne ha più volte evidenziato gli innumerevoli benefici con positive ricadute non solo sullo stato di salute emotivo ma anche fisico. Auspico pertanto che insieme alle altre arti terapie la musicoterapia possa trovare un percorso di applicazione strutturato e diffuso e divenire così uno strumento aggiuntivo attraverso il quale supportare le terapie tradizionali. Auguro a tutti voi buon lavoro e invio i miei più cordiali saluti il sottosegretario senatore Pierpaolo Sileri, che ringrazio di cuore per questo messaggio. Do dunque ora la parola e lascio ad Alessandra l'onore e l'onere di concludere questo convegno, Alessandra Abbado, che credo non abbia bisogno di presentazioni, ma tutti sappiamo che è stata presidente dell'associazione, promotrice dell'associazione Mozart 14, è parte insieme ai fratelli della fondazione Claudio Abbado, è stata promotrice di numerose iniziative non solo all'interno dell'ospedale Sant'Orsola con il progetto già citato da Barbara Zanchi, ma anche all'interno delle carceri per adulti e del carcere minorile di Bologna ed è promotrice di numerosi altri progetti. Io ringrazio di cuore Alessandra e le do subito la parola e ringrazio tutti voi di cuore per essere stati qui con noi oggi. Un grazie sincero e sentito a tutti voi e a tutti quelli che ci hanno seguito. Grazie. Buongiorno. Mi sentite? Sì. Buongiorno. Io desidero ringraziare tutti per l'iniziativa e in modo particolare l'amica e senatrice Michela Montevecchi per aver messo una lente di ingrandimento sul tema di questo convegno. Ringrazio inoltre l'onorevole Castaldo, il senatore Sileri e tutti i relatori. Mi scuso, ho un abbassamento di voce, ma passerà. Come ha detto già Barbara Zanchi, Tamino nasce nel 2006. Oggi compie 15 anni. Tamino non è solamente il nome del personaggio del flauto magico, ma è un acronimo, terapie e arti musicali in ospedale. Come ha raccontato Barbara Zanchi a Bologna, siamo in un'oasi felice. Il reparto di pediatria del Policlinico Sant'Orsola e le associazioni dei genitori hanno creduto nel progetto, in questa reale esperienza e in questa comprovata e documentata disciplina. Adesso vorrei raccontarvi una storia e siccome sarete tutti stanchi, come quando si raccontano le favole, vi chiedo di chiudere gli occhi. Entriamo in terapia intensiva neonatale. Guardiamo nell'incubatrice. La bimba è prematura.
È nata a 6 mesi, pesa 500 grammi e non ha patologie, quindi è una privilegiata, una piccola guerriera. L'obiettivo è uno e uno solo, aiutarla a crescere. In orari stabiliti le viene somministrata musica. Quale? Quale musica? Il canto della mamma? Bach? Beethoven? La bambina reagisce ai suoni. I suoi parametri vengono rilevati. Si placa il pianto, decelera il battito, gli arti si distendono, il respiro è regolare. Quella melodia ha il potere di mandare in secondo piano tutti i rumori che la circondano. Lei sogna, sogna di tornare nel grembo materno. Qui a 3 mesi ha iniziato ad ascoltare le musiche, poche ma scelte, le stesse che ora la stanno cullando. Sorride, si sente protetta. Finalmente è cresciuta e torna a casa, sta bene, è allattata dalla mamma al seno. Riascolta canti morbidi di un mondo sconosciuto ma già vissuto. Osserva e sorride. Poi si sveglia, ascolta un ritmo semplice che fa tule tule, adama tule tule. Quando sta sul dondolino, aleggia Mozart e lei è beata. La voce di Kaufmann nei Lieder di Schubert le fa emettere dei suoni, delle vocali. Oh, oh, oh. Proviamo poi con Giorgio Gaber e facciamo ascoltare lo shampoo. C'è tanta allegria. Chissà se sente le bollicine. Oggi questa bambina ha 1 anno e mezzo. E guidata dai disegni delle copertine, sceglie il coro dell'Antoniano e canta con i bimbi. Se gioca e vuole riempire gli spazi, corre con il jazz rivisitato. Quando balla, lo fa sulla musica di Tchaikovsky. E quando legge, non manca mai Mozart. Al nido, per 2 ore la settimana propongono il metodo Gordon. Altre 2 ore sono dedicate alle diverse sonorità dei linguaggi inglesi e spagnoli. Lei è una bambina fortunata. È la creatura di una generazione di musicisti. Oltre al DNA, come i circensi, ha l'esempio e l'ascolto tramandato di padre in figlio. Fine della favola. Ora sarò breve. Io vorrei donare ai bambini della pediatria una pulsantiera con l'opzione musica. I ragazzi o chi per loro sceglieranno con quale musica chiudere gli occhi e non pensare alla paura, al distacco da casa, al dolore. Riusciranno a distrarsi, rideranno, forse sogneranno di correre liberi. Il mio appello in questa sede non è un'utopia. Nel mondo dovremmo produrre ausili musicali, principalmente per i più fragili. Far sì che vengano avvolti dalle musiche come un mantello magico che dà forza. La musica sarà virale nella procreazione, sarà obbligatoria per tutti, sempre, comunque e dovunque. Oggi il mio dovere è quello di operare un atto di restituzione, un grande dono che mi ha accompagnato tutta la vita. Come fosse una sfera di cristallo, metterò la musica nelle mani di tutti i bambini scolarizzati.
Insegnerò i loro genitori ad amarli nella pancia attraverso carezze sonore. Chiederò a tutti gli operatori didattici di trasmettere questo linguaggio universale. Non parlerò ai medici di semplice bellezza, ma dimostrerò loro quale magia sta accadendo nei loro reparti, nel sorriso della caposala, nel gioco tra infermiere e bambino. Scusate. Chiedo a tutti voi che la musicoterapia dopo secoli sia riconosciuta dal Ministero come professione, che la si insegni in tutte le scuole, che ogni equip abbia al suo interno il musicoterapeuta. Per concludere, desidero ricordare il maestro José Antonio Abreu, leggendovi una sua frase. Suonare in un'orchestra, cantare in un coro è molto più che studiare musica. Significa entrare in una comunità che si riconosce interdipendente e persegue insieme uno scopo. È un formidabile mezzo di relazione che ti coinvolge a livello intellettuale, emotivo e fisico e ti cambia la vita. Grazie. Ringrazio Alessandra e permettetemi di non commettere un errore imperdonabile nel non ringraziare Paola Binetti, la senatrice Paola Binetti, che è qui con noi oggi e ha seguito tutto il convegno e che insieme alla mia collega senatrice Loredana Russo sta lavorando sulla musicoterapia, stanno facendo un lavoro importante e spero di potermi associare a loro. E quindi, siccome è rimasto un minuto di tempo, Paola, se tu avessi piacere di farci un saluto, io ne sarei onorata. E se te la senti e ti va, abbiamo un minuto perché stiamo trasforando, però mi dispiaceva non darti l'opportunità di salutarci. Un minuto per te, Paola. Solo per raccogliere l'invito a lavorare insieme in questo che poi è un obiettivo che mi sembra che anche adesso la signora Bado ha voluto mettere in evidenza, che è quello di dare spessore e gambe alla professionalità, perché quello che in fondo è veramente un'eccellenza che si è potuta ascoltare in tante strutture DOC possa diventare in realtà uno stile ordinario, cioè che tutti gli ospedali possano poter contare su questa presenza e che l'eccezionalità diventi la normalità. Non è così semplice come sembra, penso, non voglio dirlo perché lo sapete tutti, ognuno di voi nella sua, diciamo, nella sua esperienza personale. Se dovesse raccontare come è arrivata a poter fare le cose belle che fa, racconterebbe una storia lunga e complicata. Ecco, noi vogliamo renderla semplice, vogliamo renderla accessibile a tutti, ci stiamo lavorando e sarà un piacere davvero collaborare. Grazie. Grazie Paola, grazie a tutti e grazie alla nostra interprete e traduttrice Eva Gilmore che ha dato la possibilità con una bellissima traduzione consecutiva anche da casa di comprendere le parole illuminanti di Cheryl. Buona serata a tutti, grazie a tutti di cuore. Grazie.